Allora, buonasera a tutti ragazzi, siamo in diretta, benvenuti al nostro quarto incontro del nostro ciclo di seminari sulla violenza. L'incontro di oggi sarà finalizzato all'uso e all'espressione della violenza nel secondo dopoguerra. Oggi abbiamo l'onore di avere due professori, uno è il professor Carlo Spagnolo, docente di storia contemporanea all'interno dell'Università di Bari, e l'altro è il professor Ivan Ingravallo, docente di diritto internazionale all'interno del Dipartimento Ionico, sempre dell'Università di Bari. Prima di iniziare vorrei fare due precisazioni. Uno riguarda le domande. Vi invito tutti a scrivere le domande che volete fare all'interno della nostra sezione dedicata alle domande, specificando a quali professore sono indirizzate le domande. E l'altro è una questione inerente ai ragazzi di Taranto. Vi ricordo che per il riconoscimento del vostro credito formativo universitario, di contattare la segreteria amministrativa nella persona di Teresa Vacca e poi di redigere una relazione di mezza pagina o d'una pagina che poi dovrete inviare via mail al professor Ivan Ingravallo. L'incontro sarà strutturato con gli interventi prima del professor Carlo Spagnolo e poi del professor Ivan Ingravallo. Dopo questi due interventi, procederemo con la lettura, delle vostre domande. Detto questo, io non toglierei ulteriore, spazio agli interventi dei professori e, vi auguro un buon seminario. Bene, sembra che tocchi a me rompere il ghiaccio. Io ringrazio gli studenti che ascoltano e chi ha organizzato questo incontro, questo ciclo di incontri che mi dà occasione di parlare un po', come dire, fuori dalla cattedra e parlare un po' in maniera un po' più disinvolta, forse un po' più libera di alcuni temi che normalmente stanno dentro i corsi di storia contemporanea, ma che noi affrontiamo in modo implicito piuttosto. Ecco. Uno dei tanti argomenti di rilievo che con i soli strumenti della storia, diciamo, è anche difficile da affrontare. Quindi, sono contento di avere l'occasione di parlare con Ivan qui accanto a me, diciamo, un confronto un po' più interdisciplinare. La violenza, il tema che mi è stato affidato è un tema ostico, insomma, perché si può affrontare in tanti modi, perché è denso di ambiguità, perché viene usato spesso in maniera imprecisa, impropria. E che oggi soprattutto mi sembra faccia parte di una caduta della cultura politica e lessicale, no? L'uso diffuso del termine violenza. E da qui vorrei partire. Forse la mia lezione, la mia presentazione sarà meno puntuale di quanto diciamo, l'introduzione faceva pensare, cioè cercherò di non fare tanti esempi concreti su ciò che succede nel secondo dopoguerra, ma di fare una specie di cappello generale sul concetto di violenza dal punto di vista storico-politico e su che cosa significa il concetto di violenza e su come si è un po' modificato. Lo farò in maniera un po' rapida perché il tempo consentito è un 25 minuti, quindi cercherò di essere in questo arco di tempo. La mia esposizione più o meno si articola su tre nodi. La prima è il concetto generico di violenza,
La seconda è come la violenza si può intendere come questione della politica contemporanea. E il terzo, accennare rapidamente a come nel XX secolo il tema della violenza abbia cambiato caratteristiche, cioè l'uso della violenza politica abbia cambiato caratteristiche. Partirei quindi da questo tema definitorio, diciamo. Se voi prendete, diciamo, una pagina a caso, Wikipedia, uno strumento di larga consultazione, e guardate che cosa c'è sotto la voce violenza, più o meno trovate una definizione di questo tipo: uso della forza per imporre comportamenti indesiderati. È l'uso, diciamo, della forza fisica, l'abuso della forza fisica per danneggiare soggetti terzi o imporre comportamenti non voluti ad altri. E la voce prosegue suggerendo che si può studiare, si può analizzare l'uso della violenza in tanti aspetti, con un lato sociologico, cioè come fenomeno sociale, come fenomeno psicologico, cioè legato all'individuo, alle componenti emotive che inducono all'uso della violenza, all'abuso della forza, come questione giuridica e come questione politica. Ora, quella giuridica la lascio ad Ivan e io, che non sono né sociologo né psicologo, cercherò piuttosto di accennare alla questione politica, e cioè che cos'è la violenza in politica. E qui credo che sia importante sottolineare che in politica si deve distinguere tra la violenza praticata da singoli individui e la violenza a fini politici, e in particolare la violenza praticata dagli stati moderni. Dentro anche la stessa teoria giuridica, quando si parla di Stato contemporaneo, diciamo a partire dall'incirca dall'Ottocento, si intende per Stato moderno quel soggetto che ha il monopolio legittimo della forza. Questa è la definizione classica di Max Weber, che però, diciamo, a sua volta riprende definizioni precedenti, tutto un dibattito ottocentesco sul diciamo, uso legittimo della forza da parte delle autorità. Cioè l'autorità pubblica, l'autorità dello Stato, inteso come soggetto universalistico, è autorizzata all'uso della forza, ossia lo Stato è quel soggetto che detiene il monopolio legittimo, sottolineo legittimo, della forza e che quindi sottrae agli individui l'uso della forza. Cioè lo Stato è quel soggetto regolatore che garantisce la pace interna e proprio per questo ha bisogno di controllare l'uso della violenza, di disciplinarlo e di renderlo possibile solo se esercitato nell'ambito della legge, esercitato possibilmente solo dallo Stato attraverso le sue istituzioni. Cioè lo Stato sarebbe quel istituto che avoca a sé l'uso della forza sotto qualunque forma o quasi. Poi entriamo nelle definizioni un po' più articolate, nei limiti di questa indicazione. L'uso quindi della violenza è vietato, diciamo, dentro l'ordine legittimo del diritto. Badate bene che questa funzione monopolistica dello Stato è un portato dello Stato contemporaneo e in particolare dello Stato che nasce dalla Rivoluzione francese.
diciamo, prima l'esistenza di poteri diffusi con diversi gradi di legittimazione nell'antico regime portava a far sì che i nobili, chi aveva, diciamo, dei poteri giurisdizionali, avesse anche un certo potere di controllo della forza, di proprie forze. Il monopolio della guerra, soprattutto da parte dello Stato, che porta a disciplinare l'uso della forza anche all'interno. Quindi lo Stato è quel soggetto che avoca a sé il monopolio della forza soprattutto rispetto a soggetti esterni, quindi vuole disciplinare al suo interno tutti i rapporti politici, sociali. E in questo senso il dualismo tra monopolio legittimo della forza vede dall'altra parte la violenza dei civili, cioè chi dentro la società usa la forza, commette reati, se non lo fa entro i limiti disciplinati dalla legge, e quindi diventa violenza. Allora qui il tema, la parola tedesca, Gewalt, vale per tutte e due. Quando Weber dice che lo Stato è quel soggetto che monopolio legittimo della forza, usa o della violenza, usa questa parola Gewalt, che in tedesco significa tutte e due le cose, violenza e forza. E in italiano si distingue, violenza ha un'accezione più negativa e forza invece ha un'accezione più positiva, direi, o comunque più legittima. E violenza significa l'uso dispiegato della forza, no, per commettere danno, quindi ha una chiara connotazione morale negativa, mentre forza è più neutro. Quindi se noi volessimo tradurre Weber, dovremmo dire che lo Stato è il soggetto che ha il monopolio legittimo della forza. Però Weber non a caso usa il termine Gewalt, cioè violenza, per dire anche che in una certa misura tra forza e violenza non c'è questa distinzione così netta, cioè che entrambe queste dimensioni in qualche modo sono sempre fortemente mescolate. E invece nella teoria giuridica, diciamo, l'uso della forza è legittimo solo a titolo di difesa. La forza diventa legittima come legittima difesa contro un attacco, sia a livello civile nei rapporti fra gli individui, sia nei rapporti fra gli stati. Cioè gli stati possono usare la forza legittimamente difendendosi contro un'aggressione altrui, ma possono anche nel diritto internazionale a lungo termine, fino al XX secolo, possono anche usare la forza per aggredire altri. Ma c'è naturalmente una differenza, appunto, vi dicevo, tra l'ambito internazionale, dove questo uso della forza tra stati è ammesso, e invece l'ambito della società civile, dove la forza viene disciplinata. Tutto ciò avviene nel corso dell'Ottocento, soprattutto dopo la Rivoluzione francese, dicevo, che ha una funzione razionalizzatrice, in cui crea lo Stato contemporaneo come lo intendiamo noi, nella forma universalistica, soprattutto lo Stato che avoca a sé appunto il monopolio della forza. Non che la monarchia assolutista non avesse tentato di fare questo, ma la monarchia assolutista c'era riuscita fino a un certo punto. La Rivoluzione francese, in qualche misura, porta a termine quel compito che la monarchia assolutista aveva cominciato a fare, di centralizzazione e razionalizzazione del rapporto fra società e politica. Vi dicevo, tutta questa teoria si poggia al contempo sull'idea di uno stato di natura, che invece sarebbe il luogo astratto, il luogo del passato, dove la violenza aperta è lecita. E lo stato di natura è laddove, cioè, appunto, non esiste un disciplinamento della violenza,
dove la violenza può essere esercitata tra individui e lo Stato è proprio quel soggetto che ci protegge dallo stato di natura. Insomma, è da Hobbes in poi che questa idea viene un po' teorizzata. Allora, vi dicevo, il problema di questo tipo di definizioni molto generiche, insomma, che fino all'Ottocento hanno dominato, è che funzionavano all'interno di una situazione in cui Stato e società erano dimensioni nettamente separate, in cui la guerra era limitata perché la guerra avveniva tra gli stati, ma soprattutto avveniva tra eserciti in campo aperto ed aveva effetti limitati. Nel corso del XX secolo, poi ci torniamo un attimo, questo tipo di contesto viene a modificarsi. Ora, che cosa io, prima di, diciamo, passare a una descrizione un po' più storicistica, che cosa mi interessa sottolineare? Che l'uso, della violenza, come del termine violenza, uso indiscriminato, che mi sembra ultimamente essere molto diffuso, porta a, sovrapporre il concetto di violenza a quello di coercizione. Cioè che si usi molto spesso il termine violenza in maniera estensiva. Io penso che questo avvenga sui giornali, ma avviene nei media, avviene forse anche come dire, in una dimensione un po' pulp cinematografica della violenza, in cui la questione della violenza viene a sovrapporsi al tema generale della coercizione. Cioè in cui si derubrica come violenza qualsiasi forma di uso della forza o della coercizione o comunque di qualunque comportamento che limiti la libertà dell'individuo. Cioè che questo termine viene usato un po' troppo estensivamente, tanto da diventare sinonimo di qualunque relazione di potere. Al punto che si oscura così, ciò che mi, diciamo, rende più difficile il compito di storico, si oscurano tutte le relazioni di potere che hanno al loro interno forme, sì, forse anche di violenza, ma che sono basate su rapporti di diseguaglianza che non necessariamente sono basati sulla forza. Cioè, il potere in ultima istanza può riposare anche sulla forza, ma la sua maggior legittimazione esiste proprio nella misura in cui esso è accettato dai suoi soggetti. Il potere non ha vero, il vero potere non ha bisogno della forza, ma vi ricorre solo in caso di emergenza. Il vero potere è quell'autorità che è riconosciuta dai suoi subalterni e quindi non ha bisogno della forza. Se noi confondiamo invece qualunque potere con l'uso della violenza, noi perdiamo la dimensione del consenso e della coercizione, che sono forme anche indirette. Che forse in parte possono anche in ultima istanza avere a che fare con la detenzione della forza, di chi ha gli strumenti di uso della forza, però in prima battuta sono ben altri gli strumenti, diciamo così, di governo di una società complessa, contemporanea. E il primo elemento è il consenso, l'uso della forza, diciamo, diventa un complemento a quello. Quello che Gramsci, in termini più raffinati di quelli che sto usando io, chiamava egemonia, cioè la capacità egemonica di un soggetto, lui si riferiva soprattutto alla borghesia, è quella di suscitare consenso per una struttura sociale, per una struttura di potere,
non necessariamente avvalendosi della forza, ma anche della cultura, ma anche degli strumenti di penetrazione psicologica, di quello che noi chiameremmo i media, e insomma di tutta una serie di strumenti di coinvolgimento della popolazione che compartecipa di un ordine sociale. E quindi vi dicevo, se tutto ciò che è potere noi lo derubricassimo sotto il concetto di violenza, noi perderemmo completamente la dimensione reale del potere. E quindi perdiamo un po' di vista anche le molte dimensioni che il potere viene a svolgere. Una di queste, vi dicevo, è la gestione della pace, la gestione dell'ordine, cioè il potere non si basa necessariamente sulla forza, ma usa la forza per mantenere la pace esterna e l'ordine interno. Ha bisogno quindi della forza come strumento di sanzionamento di comportamenti ritenuti dannosi per la pace interna o esterna, o per entrambe. Quindi la violenza può essere un deterrente contro il dispiegamento della violenza e della guerra civile, cioè la forza, intendevo in quel senso, no? La Gewalt, come la chiamava Weber, può essere un deterrente contro il dispiegamento della violenza interna e della guerra civile. Cioè può essere uno strumento di difesa della comunità. Appunto, Weber insisteva molto sul fatto che le comunità politiche, quelle che lui chiamava pienamente sviluppate, cioè che avessero sviluppato un forte apparato giuridico, ossia fossero pienamente razionalizzate nella loro struttura, erano quelle che creavano il monopolio della violenza in mano pubblica. Mentre quelli che noi chiameremmo società, come dire, primitive o arretrate, vedono invece una diffusione dell'uso della forza. Nelle società sviluppate, vi dicevo, il ricorso alla violenza da parte degli individui è quindi illegittimo e viene definito criminale, ovvero viene confinato nella sfera privata dove può essere in certe occasioni esercitato. Per esempio, specialmente, diciamo, fino a poco tempo fa, fino a pochi anni fa, fino a pochi decenni fa, voi sapete che i genitori potevano usare la forza nei confronti dei figli, potevano usare a volte la forza anche nei confronti delle mogli, i mariti, ma soprattutto, diciamo, i genitori nei confronti dei figli potevano esercitare una certa, e tutt'oggi in fondo in certe circostanze specifiche, possono esercitare poteri coercitivi, no? Nei confronti dei giovani, cioè un potere pedagogico, diciamo, di carattere un po' coercitivo. Allora, quindi la violenza non è mai del tutto espunta. Non è mai del tutto monopolio dello Stato, c'è sempre una dimensione che resta contesa dentro la società, perché la forza, diciamo, è uno degli strumenti di regolazione dei rapporti sociali, ma non è l'unico. Il potere politico quindi è fondato su un misto di forza e consenso, ma diventa pura coercizione laddove colpisce in maniera indiscriminata comportamenti definiti a priori devianti, cioè laddove si ritiene che determinati comportamenti implichino la rottura del legame di appartenenza sociale, il potere si dispiega in modo cieco, dispiega la violenza in maniera aperta e prende il nome di terrore. Il terrore è un regime di violenza aperta, non proporzionata, che può privare di libertà e di vita chiunque. Esso impone allora una scelta di appartenenza e impedisce scelte neutrali e pacifiche. È il tipico fine della cosiddetta violenza terroristica, cioè il terrorismo più indisciplinato, più aperto, diciamo, serve alla funzione di imporre delle scelte nette di appartenenza, non lascia spazio a termini medi. La violenza terroristica può cioè favorire l'integrazione nella comunità politica,
Paradossalmente, insomma, la minaccia esterna può essere manipolata da poteri che altrimenti si sfalderebbero. Il terrorismo funziona al meglio quando impone una scelta secca tra essere vittima o carnefice. Questo tipo di violenza può essere usato sia dal governo che da un'opposizione. È quello che nella teoria classica del potere si chiamava tirannia. In cui introdurrei appunto il famoso diritto di resistenza che consente l'uso della violenza contro il tiranno, che diciamo, al fondo della... vabbè, poi Ivan dirà di più su questo, al fondo del diritto di resistenza della società, no? Contro gli abusi del potere dall'alto. Ma vi dicevo, nel corso del XX secolo soprattutto, poi questo inizia già nel tardo XIX secolo, e il terrorismo è una delle forme che come dire, vede la crescita dell'opposizione politica e come scelta radicale contro il tiranno, cioè l'uso della violenza aperta. Il terrorismo e naturalmente, come dire, chi definisce chi è terrorista? Allora, il terrorista è colui che usa la violenza o è colui che resiste al tiranno? Cioè, ognuno dirà di sé che la propria violenza è legittima e quella del proprio avversario è illegittima. Dove sta il limite? Il problema sta ovviamente in che tipo, con che tipo di regime politico abbiamo a che fare. In un regime che sia democratico, la violenza non può essere consentita, la violenza aperta politica non può essere consentita. La violenza diventa, diciamo così, ammissibile laddove un governo o uno Stato usi la violenza come strumento di coercizione principale, no? E quindi legittima, questo legittima, diciamo, l'uso della violenza aperta da parte di chi resiste a questo modo di mantenere l'ordine sociale. Ma vabbè, questo ci torneremo più avanti. Adesso volevo rapidamente, diciamo, portare a conclusione questo pezzo del ragionamento per dire ci sono insomma alcuni pregiudizi che nascono da questo tipo di logica, cioè la violenza intesa come fenomeno marginale della politica contemporanea, cosa che appunto così non è, ma anche come fenomeno creativo che di per sé può rinnovare la società, cioè la violenza come fenomeno in sé creativo e in sé rivoluzionario. Voi conoscerete, insomma, una famosa citazione di Mao, no? Che diceva la rivoluzione non è un pranzo di gala. Cioè faceva allusione al fatto che la rivoluzione è un atto violento. La rivoluzione, ma appunto per arrivare, cos'è che legittima una rivoluzione? Questo è il punto, diciamo, principale. Appunto, quindi la violenza è il fondamento del potere politico? Certamente la violenza è l'atto caratteristico di una rivoluzione, ma è fondamento di uno Stato democratico? E qui diciamo, è che è un tema insomma, proprio diciamo, di cos'è la tradizione rivoluzionaria. Cioè, la rivoluzione può essere, ed è in parte stata storicamente, fondamento dell'ordine democratico contemporaneo in due paesi, sia nel 1648 in Inghilterra, sia poi in Francia, nel 1789, come forma di difesa dalla tirannia, uso della violenza aperta perché il tiranno voleva, come dire, usare la coercizione nei confronti dei suoi subordinati. La violenza, vi dicevo, non è l'unica dimensione costitutiva del potere rivoluzionario.
in quanto il vero potere rivoluzionario è tale in quanto costruisce un altro ordine, un ordine più giusto ed equo che si suppone democratico. Quindi la violenza può essere in certe circostanze strumento di costruzione di un nuovo ordine, ma la misura, il giudizio che noi possiamo dare sulla violenza non sta tanto nella violenza in sé, quanto nel nuovo ordine che vuole essere costituito. Voi sapete insomma, che la rivoluzione francese aveva alla base l'idea di costituzione, di moderna costituzione, e questo diciamo, non è indifferente al giudizio che noi possiamo dare della rivoluzione francese. Allora, passiamo qui ad altro. Adesso passo al terzo punto con cui chiuderei. Che cosa cambia rispetto a questa tradizione della grande discussione ottocentesca sull'uso legittimo della violenza, appunto, che doveva essere monopolio dello Stato? E vi dicevo, monopolio dello Stato in due sensi, cioè dentro la società, seppur entro limiti, e fuori dalla società rispetto agli altri stati. Lo Stato doveva essere garante della pace interna ed esterna. E tutto ciò però viene, questa teoria della regolazione della forza, in realtà viene meno con la Prima Guerra Mondiale. Cioè la Prima Guerra Mondiale, a parte il fatto che determina il crollo di molti stati, come voi sapete, e quindi rivisita profondamente l'ordine politico internazionale, ma non è solo questo. La Prima Guerra Mondiale fa finire la distinzione antica tra fronte interno e fronte esterno. Cioè, con la prima guerra mondiale incomincia a crollare la distinzione tra i soldati sul campo di battaglia e la società civile. La guerra che doveva coinvolgere solamente un nucleo limitato di soldati sul campo di battaglia, invece travalica e si estende all'intera società. Interi paesi neutrali vengono invasi. Belgio soprattutto, a partire da quello, ma soprattutto diciamo, sono intere generazioni che vengono massacrate. Qui cioè la Prima Guerra Mondiale ha un costo umano altissimo, specialmente in Francia e Germania, sono le migliori generazioni che vanno al macello. Non c'è più una famiglia che non abbia caduti. E poi quando tornano dal fronte c'è un'enorme quantità di invalidi, di feriti, insomma, di conseguenze della Prima Guerra Mondiale che peserà a lungo sul secondo dopoguerra. Cioè, comunque la Prima Guerra Mondiale è la prima guerra che mobilita integralmente le società coinvolte. Cioè, il cosiddetto fronte interno nasce il fronte interno. Cioè nasce il termine di i non combattenti che stanno lì però a soccorrere l'esercito perché vengono militarizzate anche le imprese, viene militarizzato anche l'ordine sociale interno, l'approvvigionamento alimentare deve essere regolarizzato perché la guerra non è breve come si pensava all'inizio, ma dura molto molto di più, dura dal 14 al 18, cioè dura 4 anni pieni, 5 praticamente. Cioè, è una carneficina di tipo nuovo perché appunto entrano in gioco nuovi armamenti, nuove tecnologie e l'apparato produttivo è decisivo nella vittoria della guerra. Cioè, sono gli stati più razionalizzati quelli che vincono e quelli che poi possono mettere in campo riserve ultime più forti, e dove si vede la capacità grandissima della Germania di essere stato moderno, di reggere la guerra molto meglio dell'Austria. Ma soprattutto emerge già con la Prima Guerra Mondiale gli Stati Uniti come soggetto decisivo poi nella vittoria dal 17 in poi, quando gli Stati Uniti cominciano a dare il loro contributo militare, si rovesciano le sorti della guerra. Ma non solo, nel 17, vi dicevo, crollano alcuni stati, sotto il peso della guerra, nel 17 crollano alcuni ordini politici, cioè le ripercussioni della guerra fanno modificare l'ordine politico interno. Nel 17 c'è la rivoluzione bolscevica, prima crollo del regime zarista, Kerensky, poi si arriva a
la rivoluzione d'ottobre, ma nel 17 c'è anche Caporetto, nel 17 diciamo, c'è il rischio di un crollo degli imperi centrali che già si evidenzia. E poi alla fine gli imperi centrali crolleranno del tutto, vi dicevo, alla fine della guerra, dentro la guerra, già crollano i nuovi ordini politici. Cioè questa distinzione tra lo Stato interno e lo Stato esterno viene meno. E quindi nasceranno da allora dei tentativi di risposta autoritaria, gli Stati si assumono compiti nuovi e si apre uno scontro internazionale tra almeno tre forme, diciamo, di politiche. Una è quella democratica, liberal-democratica, l'altra è quella autoritaria fascista, che nascerà dall'immediato dopoguerra. E la terza è quella rivoluzionaria comunista, che trova consolidamento parziale nella rivoluzione d'ottobre e poi diciamo, avrà tutta una serie di difficoltà, ma che entra in campo improvvisamente anche questa nuova opzione, che per un certo periodo avrà un certo fiato. Quindi, che cosa intendo dire? Che appunto è finita la distinzione fra Stato e società, finisce quindi anche la distinzione del monopolio della violenza, si apre una fase in cui l'ordine rivoluzionario e l'ordine sociale stabile incominciano a confrontarsi su due livelli, dentro la società come ipotesi di rivoluzione e fuori dalla società, tra gli stati, come nuovo ordine collettivo, che poi porterà uno scontro internazionale irreversibile, quello che io chiamerei scontro di civiltà, alcuni lo chiamano guerra civile europea, insomma, ci sono tanti modi, diciamo, di distinguere, però, diciamo, nel corso del XX secolo, dicevo, tutto ciò sfocerà nella Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è la più devastante delle guerre che ci siano mai stati, mai state. Vede l'introduzione, l'uso del bombardamento aereo sulle città, quindi ancora più evidente la fine della distinzione tra civili e militari, e l'uso anche di una nuova arma nucleare, no? La bomba atomica, che cambia la funzione della guerra. Si esce dalla Seconda Guerra Mondiale con l'impegno mai più la guerra. E questo cambia tutto. Naturalmente, cioè, la guerra diventa talmente devastante che diciamo, Einstein, come voi saprete, avete sentito dire, no? Dice: io non so come si combatterà la terza guerra mondiale, ma so come si combatterà la quarta con la clava. Cioè, dice Einstein, se arriveremo alla terza guerra mondiale, le armi saranno così devastanti che la civiltà umana non sopravviverà più. Noi non possiamo permetterci una terza guerra mondiale, perché le armi sono diventate talmente devastanti che potrebbero distruggere tranquillamente il pianeta diverse volte. Abbiamo una capacità militare accumulata, nonostante i controlli militari, eccetera, eccetera, che sarebbe più che sufficiente per distruggere diverse volte il pianeta. E quindi la civiltà umana ne verrebbe distrutta. Se veramente andassimo a una guerra, cioè il dispiegamento pieno della guerra diventa impensabile. O meglio, purtroppo è pensabile, però diciamo, è quello che è il tabù, cioè è il tema da esorcizzare, è il tema su cui bisogna continuamente ragionare, organizzare i rapporti internazionali e civili interni, perché che quell'orizzonte non sia percorribile. E io chiuderei qui perché dal 45 in poi si apre quindi un tentativo di disegno di razionalizzazione dei rapporti internazionali, che poi potremo parlarne a lungo, ma che ha dentro di sé questa nuova idea di controllare la violenza, che oramai si è il potenziale di violenza dispiegatosi dentro la guerra è talmente vasto, talmente incontrollabile, che
non è più funzionale, diciamo così, al tipo di concezione dello Stato e dei rapporti politici che c'era stato fino ad allora. Va bene, ringrazio ancora il professor Spagnolo per l'ottimo intervento e a questo punto passerei la parola al professor Ingravallo, docente di diritto internazionale e organizzazione internazionale all'interno del Dipartimento Ionico dell'Università di Taranto, per il suo intervento. È troppo buono, l'Università di Taranto è una speranza. Io poi sono barese. In realtà, come dico ai miei studenti, io mi sveglio sull'Adriatico e vado a fare lezione sullo Ionio e poi torno a casa, per cui unisco i mari. Purtroppo in questo periodo no, e mi manca molto. Ma insomma, grazie dell'invito, mi fa molto piacere esserci e mi fa piacere esserci con Carlo Spagnolo, con il quale c'è un dialogo aperto da tanti anni, un confronto sempre davvero piacevole e interessante. Il tema, come ha detto Carlo, è ostico, è complicato. Oggi ne parlavo con un amico, dicevo un tema scivoloso, in effetti, perché poi si rischia già guardando le domande che ci sono nella chat. Ora Carlo si potrà, diciamo, soffermare. Ce ne sono almeno un paio, davvero complicate, scivolose, alle quali rispondere diventa molto difficile. E più che altro è un tema. Questo in generale, poi rispetto al taglio che diamo questo pomeriggio, è un tema che fa rumore. In che senso? Nel senso che se nella nostra vita quotidiana, passeggiando per strada, quando si può e quando si potrà di nuovo, diciamo tante cose magari attirano la nostra attenzione. Beh, due che si prendono ammazzate direi che attirano molto di più la nostra attenzione rispetto a tante altre, a chi è seduto magari per bere un caffè o a chi sta facendo shopping, cioè. La violenza, l'uso della forza, ahinoi, ha comunque un impatto molto, molto forte sugli altri, ecco, oltre che su quelli che sono coinvolti nell'uso della forza. E quindi anche qui, dal punto di vista del diritto internazionale, ci sono tante cose che vanno bene, tante cose che funzionano, tanti passi in avanti che sono stati fatti, ma lì dove ci sono situazioni di conflitto, di violenza, di violazioni gravi, massicce dei diritti umani, anche se sono poche, e beh, sono però particolarmente sentite come particolarmente gravi, particolarmente rispetto alle quali è particolarmente necessario porsi il problema della loro diciamo, disciplina giuridica. Ora, il tema di oggi è ci pone davanti al rapporto tra diritto e forza, almeno visto dal punto di vista giuridico, che è quell'unico che io sono capace di affrontare, tra diritto e forza, forse invece di forza possiamo usare potenza o invece di potenza possiamo usare influenza, quindi possiamo dare diversi significati a questo termine. Cosa voglio dire? In una qualsiasi società, diciamo un gruppo, diciamo banalmente, in qualsiasi gruppo di individui, beh, se non ci fossero delle regole, quindi non ci fosse il diritto, prevarrebbe il più forte, il più potente, il più influente, decidete voi quale termine utilizzare. Potrebbe anche non essere il singolo più potente, ma magari il gruppo più potente, come no, dimostra anche nel caso di Gulliver e dei Lillipuziani. Gulliver era sicuramente più forte dei Lillipuziani, ma messi tutti assieme i Lillipuziani riuscirono a bloccare Gulliver. Per cui voglio dire, senza regole, in una situazione priva di regole, comunque qualcuno prevale su qualcun altro. Questo vale per le collettività umane, e questo vale anche per la comunità internazionale che è la collettività degli stati, di soggetti internazionali. Considerate che è una comunità, lo dico, sono consapevole di parlare a una platea in gran parte non avvezza a discorsi di tipo giuridico, per cui provo a farla più semplice possibile. Se non fossi in grado di farmi capire, fatemelo presente e proverò a dire le cose meglio. Insomma, la comunità internazionale è una comunità fatta di pochi soggetti. Negli anni, diciamo, tra la prima e la seconda guerra mondiale si contavano una cinquantina
di stati, grosso modo, oggi se ne contano 200, quindi noi circa, ecco, parliamo di una comunità abbastanza piccola di soggetti. Ora, questi soggetti sono tra di loro di diversa forza, diverso peso, diversa potenza, diversa influenza. Voglio dire, se guardiamo a San Marino, guardiamo alla Cina, se guardiamo a Malta, guardiamo agli Stati Uniti e così via, beh, è un dato obiettivo che si tratta di soggetti con un peso, una forza diversa. Beh, ma anche se guardiamo nelle società, diciamo, nelle nostre società, siamo tutti cittadini, ma se dico una cosa io, dice una cosa, non so, Chiara Ferragni o Cristiano Ronaldo o Achille Lauro o Amadeus, beh, hanno un peso diverso. Per cui quando andiamo a votare tutti quanti noi votiamo, il nostro voto vale lo stesso, ma nel momento in cui, ecco, il nostro ruolo nella società viene fuori, è chiaro che qualcuno è più potente, più influente, più forte degli altri. Però poi c'è il diritto, che ha questa funzione riequilibratrice dei rapporti basati sulla mera forza, sulla mera potenza. Ecco, tutti gli stati sono tra di loro, come diceva Carlo, sono stati sovrani. I piccoli, i medi, i grandi, i grandissimi, sono comunque stati sovrani, quindi enti che esercitano un potere di controllo esclusivo sulla loro comunità territoriale. La Cina lo fa sul suo miliardo e 2, miliardo e 3 di abitanti, il Principato di Monaco lo fa sulle poche migliaia di persone che vivono nel Principato di Monaco e così via. Ora, come viene fuori il diritto in una comunità di questo tipo? Viene fuori attraverso il consenso, cioè attraverso il raggiungimento di norme accettate dagli stati, accettate da coloro che compongono la comunità internazionale. E allora nessuno a livello internazionale può costringere uno stato ad accettare una regola. Si passa attraverso la convinzione, il convincere, non attraverso il costringere. Non, la comunità internazionale non funziona così come funzionano le nostre comunità all'interno degli ordinamenti statali. Un altro elemento, lo accenno perché poi verrà fuori parlando del discorso sull'uso della forza, è l'esigenza di compromesso. Tante volte per raggiungere una norma accettabile tra più soggetti, occorre trovare una formula di compromesso, cioè una formula che consenta ai vari soggetti sovrani di mettersi d'accordo attorno a quella specifica regola. Andiamo sul tema. Per molti secoli, come anche accennava Carlo, la guerra è stato uno strumento legittimo per risolvere le controversie tra stati. Quindi non era un problema, anzi, era forse il modo più semplice di risolvere un contrasto. Ci si faceva guerra e il più forte, o quello che l'alleanza più forte, prevaleva e sconfiggeva l'altra parte o l'altro gruppo di stati. La storia nel corso dei secoli è stata una storia in cui la guerra, l'uso della violenza armata, la violenza bellica, ha caratterizzato i rapporti tra i soggetti internazionali. Il diritto aveva poco a che fare con questo. Al massimo il diritto disciplinava il modo attraverso il quale svolgere la guerra e quindi come doveva iniziare una guerra e quindi la dichiarazione di guerra. Non so, si mandava proprio un atto formale con il quale uno Stato o un soggetto dichiarava guerra a un altro, e la fine della guerra, quindi il trattato di pace, no, con il quale si concludevano le ostilità. Quindi il diritto per molti secoli ha avuto poco a che dire rispetto alla guerra, all'uso della violenza nei rapporti tra Stati. Un
cambiamento si ha dalla seconda metà dell'Ottocento, lì dove emergono progressivamente alcune regole volte a umanizzare la guerra. A umanizzarla, non a vietarla. Umanizzarla nel senso di tenere conto di certe esigenze umanitarie nello svolgimento delle guerre. Dopo il massacro della battaglia di Solferino ci fu l'idea di creare la Croce Rossa internazionale, che oggi è ritenuta, insomma, non ha torto, un soggetto fondamentale nell'ambito dei conflitti, della gestione dei conflitti armati, della umanizzazione dei conflitti armati. E allora, diciamo, progressivamente allo ius ad bellum, cioè al diritto di muovere guerra, si affianca lo ius in bello, cioè un sistema di regole volte a disciplinare anche lo svolgimento della guerra. Ora, rispetto a questo, i due momenti che richiamava Carlo Spagnolo nella sua esposizione, i due momenti significativi sono la prima e la seconda guerra mondiale. Dopo la prima, e devo dire su entrambi incide il ruolo degli Stati Uniti, non solo ovviamente per lo svolgimento e le conclusioni di queste due guerre, ma anche per la sistemazione post bellica e con riferimento proprio alla limitazione e poi al divieto dell'uso della forza armata nelle relazioni internazionali. Dopo la Prima Guerra Mondiale fu creata un'organizzazione chiamata Società delle Nazioni. Beh, nel contesto della Società delle Nazioni, 1919, fu creata con gli stessi trattati di pace, col Trattato di Versailles, che chiuse la Prima Guerra Mondiale. Nell'ambito di questa Società delle Nazioni veniva disciplinato il ricorso alla guerra. Ora, non era vietata la guerra. Considerate che fino a quel momento, l'ho detto, la regola era che era legittimo fare guerra. Cosa cambia con la Società delle Nazioni? Il fare guerra viene sottoposto ad alcune condizioni, ad alcune limitazioni. Sono una serie di articoli dei quali non mi soffermo per non annoiarvi troppo, ma alcuni articoli che nel dettaglio vanno a definire quando, a quali condizioni, in quali circostanze è possibile fare guerra, muovere guerra. Quindi il patto della Società delle Nazioni non vieta la guerra, cerca di limitarla, cerca di regolamentarla, di renderla, un'ultima possibilità, magari in certi casi, o comunque di sottoporla a certe condizioni. 10 anni dopo, nel 1928, fu concluso un accordo internazionale, detto patto Kellogg-Briand, o Briand-Kellogg, a seconda di se si mette prima il rappresentante degli Stati Uniti o poi quello della Francia. Questa volta questo patto è sulla rinuncia alla guerra, come strumento di soluzione delle controversie internazionali. Vedete che cambiamento rispetto a quella che era stata la normalità fino a poco tempo prima. Gli stati si impegnano con un trattato a rinunciare alla guerra come mezzo di soluzione delle loro controversie. Ora, non posso andare nel dettaglio, ma considerate che sia il patto della Società delle Nazioni 1919, sia questo patto Kellogg-Briand o Briand-Kellogg, non erano vincolanti per l'intera comunità internazionale, perché per esempio gli Stati Uniti non entrarono nella Società delle Nazioni e altri stati importanti non accettarono il patto Briand-Kellogg. Per cui
Ecco, se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che ci sono dei passi in avanti rispetto alla disciplina precedente. Se però vogliamo guardare anche la parte mezza vuota del bicchiere, possiamo dire che questi passi avanti sono parziali, sono limitati, sia dal punto di vista del contenuto, sia dal punto di vista del numero dei soggetti internazionali pronti ad accettare questo tipo di limitazione, patto, della società o rinuncia, patto Briand-Kellogg 1928. In più, una serie di altre misure, cosiddette shorts of war, quindi misure diverse dalla guerra, un uso della violenza armata, della forza armata diverso dalla guerra, non era vietato né dal patto della Società delle Nazioni né dal patto Briand-Kellogg. Quindi anche qui ognuno può dare la sua visione di comunque un passo avanti rispetto al passato, ma un passo avanti comunque con alcune insufficienze, con alcuni limiti. Un cambiamento radicale si ha dopo la Seconda Guerra Mondiale con la Carta dell'ONU, con la Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nata proprio sulla scorta dell'alleanza militare che combatté vincendo, per fortuna direi, contro l'asse nazifascista giapponese, insomma. La carta dell'ONU che cosa ha di rivoluzionario rispetto ai precedenti tentativi di limitare o rinunciare alla guerra? Ma contiene alcune norme. La prima, articolo 2, paragrafo 3 della Carta, obbligo di soluzione pacifica delle controversie internazionali. Articolo 2, paragrafo 4 della Carta, divieto della minaccia e dell'uso della forza. Divieto, quindi, con la Carta dell'ONU, gli Stati si impegnano, nessuno li obbliga a farlo, si impegnano a non utilizzare la forza, intesa come forza militare, forza armata, ma neanche si impegnano a non utilizzare neanche a minacciare l'uso della forza armata. Quindi estendendo questo divieto a comprendere non solo gli atteggiamenti, diciamo, i comportamenti di uso della forza, ma anche quegli atteggiamenti aggressivi nelle relazioni internazionali, di minaccia di uso della forza. Questo divieto nasce con la Carta dell'ONU per gli stati dell'ONU e poi si estende all'intera comunità internazionale. Anche perché l'ONU si estende fino a comprendere sostanzialmente l'intera comunità internazionale. Oggi conta 193 stati, vuol dire sostanzialmente l'intera comunità internazionale. Allora, con la Carta ONU, la comunità internazionale, tutti i componenti della comunità internazionale si impegnano a non usare unilateralmente la forza, a non minacciare unilateralmente l'uso della forza. A fronte di questo impegno viene creato un sistema di sicurezza collettiva incentrato su un organo chiamato Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Quindi all'impegno a risolvere pacificamente le controversie si accompagna il divieto della minaccia e di uso della forza unilaterale, uso della forza che viene accentrato in capo a un organo chiamato Consiglio di Sicurezza. Ora dirò qualche cosa in più. Si prevede anche la legittima difesa di cui parlava Carlo, cui accennava Carlo poc'anzi, la legittima difesa, il diritto di legittima difesa in un caso specifico, nel caso di aggressione armata. Se uno Stato aggredisce
invade un altro Stato, quello Stato che viene invaso ha diritto a usare la forza armata per rispondere. Ma in più altri Stati possono aiutarlo, possono quindi agire in quella che si chiama legittima difesa collettiva. Quindi in base alla Carta ONU esiste un diritto alla legittima difesa individuale, lo Stato aggredito ha diritto ad usare la forza per rispondere, e una legittima difesa collettiva, gli altri Stati possono accorrere in difesa di chi è stato aggredito per rispondere all'aggressione. Beh, l'idea qual è? Che se ci fosse state queste regole nel momento in cui la Germania nazista ha cominciato ad aggredire i suoi vicini, probabilmente ci sarebbe stata una risposta efficace o anche una deterrenza, se vogliamo dire così. Queste norme non hanno solo un effetto, diciamo, nel momento in cui si realizza questa situazione, ma anche un effetto deterrente. Qualora ti venisse voglia di aggredire uno Stato, sappi che in risposta è legittimato ad agire non solo lo Stato che aggredisci, ma anche l'intera comunità degli Stati dell'ONU. Oggi diremmo l'intera comunità internazionale. Ora, tutto bene, tutto bello? No, non staremmo qui. Il divieto dell'uso della forza, il divieto della minaccia della forza, conoscono una serie di eccezioni. Eccezioni che fanno tornare quel discorso da cui sono partito del rapporto tra diritto e forza, diritto e potenza. Cioè le eccezioni sono strumenti che in mano agli stati più potenti possono diventare motivo di legittimare l'uso della forza. Cosa voglio dire? Attraverso, diciamo, io faccio il giurista, per cui noi giochiamo molto con le parole, gli stati in particolare giocano moltissimo con le parole, attraverso l'utilizzazione di alcuni termini, alcuni stati, soprattutto i più forti, hanno tentato, in alcuni casi sono riusciti a svincolarsi da quel divieto di minaccia o di uso della forza. Faccio qualche esempio. Una eccezione all'uso della forza è il consenso dello Stato verso il quale si usa la forza. E allora cosa è accaduto? Che certi stati hanno utilizzato la forza dichiarando di farlo sulla base del consenso dello Stato nei confronti del quale hanno usato la forza. L'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Unione Sovietica era giustificata dall'Unione Sovietica sulla base del fatto che ci fosse una richiesta da parte del governo afghano dell'epoca. E così l'intervento degli Stati Uniti a Granada all'inizio degli anni Ottanta era stato giustificato sulla base del consenso di questa isoletta, di questo staterello di Granada all'intervento degli Stati Uniti. Qual è un'altra eccezione? L'eccezione è quella del cosiddetto intervento umanitario, no? Che negli ultimi due decenni e mezzo, si dice è possibile usare la forza se serve per intervenire nei confronti di uno Stato che sta maltrattando in maniera brutale, in maniera violenta, in maniera sistematica la sua popolazione. Solo che qui dove lo collochiamo? Qual è la soglia passata la quale uno Stato che interviene lo fa perché è sorretto da un intento umanitario o invece perché è sorretto da qualche altro motivo meno nobile, diciamo così, rispetto alla umanitarietà? Ancora un altro motivo, un'altra eccezione, è quella di
proteggere i propri cittadini all'estero. Quindi uno Stato usa la forza armata nei confronti di un altro Stato al fine di proteggere dei propri cittadini che in quello Stato vengono così maltrattati. La Russia in questi ultimi anni ha giustificato l'utilizzazione della forza nei confronti di vari altri stati perché è rivolta a tutelare le minoranze russe presenti in quegli stati. E quindi interventi in Ucraina, interventi in Georgia, interventi anche l'annessione della Crimea, giustificati sulla base dell'esigenza di tutelare propri cittadini o minoranze vicine a quello stato, tutelarle, quindi uso la forza per. Capite bene che in questo modo viene salvata la regola, divieto della minaccia e dell'uso della forza, ma attraverso le eccezioni, soprattutto gli stati più forti, e quindi quel discorso, la potenza, l'influenza degli stati, la loro diciamo, capacità anche di aggirare le regole, torna in rilievo. Questo torna in rilievo anche rispetto ad altre due situazioni. I cosiddetti omicidi mirati o target killings, no? La guerra contro il terrorismo e quindi la possibilità di utilizzare droni per bombardare, per uccidere qualcuno che sta a migliaia, magari decine di migliaia di chilometri di distanza perché è sospettato di essere un terrorista o comunque un soggetto pericoloso per lo Stato. Beh, questi target killings, che sono violazioni del divieto dell'uso della forza, certo se li possono permettere gli stati più potenti, gli stati militarmente più avanzati. E allora ecco un'altra situazione in cui torna di nuovo in gioco la difficoltà delle regole giuridiche rispetto a comportamenti degli stati, di alcuni stati più potenti. Ancora, la guerra cibernetica, cioè la capacità di usare, di manipolare la rete di internet al fine di compiere atti di cosiddetta cyber war. Anche qui, non lo so, non voglio parlare male di nessuno, ma è ragionevole che il Togo, il Mozambico o non lo so, il Perù siano meno abili ad usare questo tipo di strumenti rispetto a stati tecnologicamente più avanzati, più sviluppati. Quindi ancora una violazione del divieto dell'uso della forza, che in qualche modo viene, voglio dire, portata avanti grazie alla forza, alla capacità, alla influenza, alla potenza sotto il profilo delle tecnologie, dell'utilizzo delle tecnologie. Gli ultimi 5 minuti li dedico al sistema di sicurezza collettiva dell'ONU, quindi torno a fare riferimento alla carta dell'ONU. La carta dell'ONU prevedeva questo uso della forza accentrato in capo a un organo chiamato Consiglio di sicurezza. Ebbene, questo Consiglio di sicurezza è il responsabile principale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Quindi, qual è lo schema? Gli stati rinunciano all'uso unilaterale della forza e acconsentono a che ci sia un organo incaricato di usare la forza in maniera collettiva, un poliziotto internazionale. Ora, questo schema si scontra con una realtà in cui il Consiglio di sicurezza è composto di 15 stati, inizialmente erano 11, poi ne sono diventati 15, di cui 5 sono
membri permanenti, quindi siedono in maniera permanente in quest'organo, e hanno anche quello che si chiama diritto di veto, cioè il potere di bloccare col loro voto negativo l'azione di questo consiglio. E allora a questi cinque stati è riconosciuto un ruolo, un potere maggiore rispetto agli altri, perché non solo siedono in maniera permanente in quest'organo, ma anche con il loro voto contrario lo paralizzano. E sono i cinque stati, le cinque grandi potenze del momento in cui è stata creata l'ONU: Stati Uniti, Cina, Francia, Regno Unito e Russia, un tempo Unione Sovietica, oggi Russia. Abbiamo allora, Gabriele, finisco subito, abbiamo allora che abbiamo quest'organo, ma per poter funzionare quest'organo ha bisogno che almeno questi cinque stati siano d'accordo. È un bene, un male, non importa, è la regola, funziona così. E c'è allora, viene fuori, torna quell'esigenza di trovare un consenso, di trovare un compromesso tra i cinque stati più forti nell'ambito di questo consiglio. E tante volte abbiamo situazioni in cui il Consiglio di Sicurezza non è in grado di intervenire. Dice, ma perché rispetto alla Siria non si fa nulla, dove c'è una guerra sanguinosa? Allo Yemen, dove si combatte da 10 anni, un conflitto sanguinosissimo che sicuramente meriterebbe un intervento, il Consiglio non interviene perché tra quei cinque stati non si crea una concordia, non si riesce a trovare un consenso per agire. E allora questo Consiglio di Sicurezza ha tanti poteri, ha tante competenze, potrebbe fare tante cose, in passato e anche attualmente fa tante cose con i suoi strumenti, con gli strumenti a disposizione, che sono strumenti molteplici, alcuni implicanti l'uso della forza, alcuni no, alcuni che comportano obblighi per gli stati, altri no. Ebbene, il Consiglio di Sicurezza in certi casi riesce ad agire e in certi casi non ci riesce. E allora quel sistema di sicurezza centrato in qualche modo rimane bloccato, non è, o meglio, non è sicuro che sarà sempre in grado di intervenire. Sono stato, spero, non troppo complicato nella mia spiegazione. Se poi vorrete, avrete interesse, potremo vedere qualche profilo più nel dettaglio. Vi ringrazio. Grazie a lei, professore. Adesso, diciamo, invito tutti quanti coloro i quali ci stanno guardando, ringrazio entrambi i professori per gli interventi, a aprire il dibattito riguardo le due tematiche che abbiamo trattato da due punti di vista diversi. Io adesso inizierò a leggere le domande che ci sono già arrivate e comincerò con le domande che rivolte al professor Spagnolo, Carlo Spagnolo. Definendo la violenza come qualcosa che limita la libertà degli individui, si potrebbe affermare di subire violenza durante il periodo storico odierno, in cui molte libertà ci sono negate? Provo a leggere meglio la domanda, perché la domanda mi sembra non facile, sinceramente. Se si allude, qua si sta alludendo, mi sembra, all'emergenza virus. Adesso non mi è chiaro la, diciamo, si potrebbe alludere anche a quello, però si potrebbe alludere anche a, per esempio, a quello che è successo in occasione a gennaio, quando in America alcune persone hanno occupato Capitol Hill e quindi Trump è stato rimosso dai social e quindi non ha più avuto libertà di esprimere. Sì, a me, no, qui mi sembra proprio l'idea di libertà degli individui viene sottolineata. Capitol Hill è un'altra storia, insomma.
se là si attaccava un'istituzione, non un individuo. Quindi là c'era proprio un attacco al Parlamento. Mi sembra che la domanda alluda a una questione grossa, cioè il problema della limitazione della libertà degli individui e come noi dobbiamo possiamo diciamo, affrontare questa questione. Ora, ci sono molte forme di limitazione della libertà individuale, certamente legittime, altre meno. Il problema però mi sembra che esuli da questo, cioè un conto è discutere, e proverò a fare un discorso ermeneutico, diciamo, cioè un conto è discutere della limitazione della libertà, se è legittima o non è legittima, se la legge lo permette o non lo permette, cioè l'ordinamento giuridico e quanto questo sia rispettato o meno, se questo certe determinate scelte dei governi siano dentro l'ordinamento giuridico o lo travalichino, diciamo. È un conto il problema generale che prescinde dall'organizzazione del diritto della libertà degli individui e del disciplinamento degli individui, quello foucaultiano, diciamo, inteso in termini diciamo, più generali, cioè il disciplinamento sociale. Allora, e quindi le forme attraverso cui questo avviene, quindi è una cosa un po' diversa, cioè perché in parte il disciplinamento avviene in forme giuridiche esplicite, in parte avviene invece in forme come dire, indirette, cioè non formalizzate dalla legge, ma attraverso un'organizzazione sociale che limita i nostri comportamenti o limita la nostra libertà di scelta. E quindi stiamo parlando di qualcosa di più complesso, cioè, quindi vi sto dicendo, vedo due livelli. Quindi non mi è chiara la domanda in questo senso, quindi proverò a interpretarla la domanda, perché che significa libertà negate? Possiamo dire che abbiamo limitazioni di libertà, ma libertà negate sembra alludere all'esistenza di sfere di libertà che noi non possiamo praticare, cioè di sfere di libertà che ci sono, ma che noi non possiamo praticare. Allora, quindi dicevo, naturalmente questo insomma, è un terreno che esula dalle mie competenze, io sono uno storico, guardo indietro piuttosto che in avanti, però come tutti i cittadini ho le mie opinioni. Mi sembra che le nuove tecnologie e la difficoltà da parte degli stati di governare processi molto complessi che noi chiamiamo sotto il termine molto generico un po' improprio di globalizzazione, che invece forse è più sensato chiamare interdipendenze, flussi, cioè abbiamo tante dimensioni di un'accelerazione della trasformazione sociale e anche di una polarizzazione della società in corso, all'interno della quale ci sono nuovi ambiti sociali che non sono disciplinati né dalla legge né dalla politica. Allora, quindi ci sono nuove forme di cogenza della vita di ognuno di noi, che non è solo la vita individuale, ma è la vita collettiva, nel suo più complesso svolgersi, che nella nuova configurazione sociale non erano prevedibili nelle carte costituzionali, quindi non sono tutelati alcuni ambiti che oggi sono aggrediti dalle tecnologie, da nuovi rapporti internazionali, da nuovi rapporti sociali e che hanno bisogno di essere riconfigurati e che chiedono forse anche una riflessione su che cos'è oggi il potere, no? Ecco, questo, quindi aprirei questo scenario. Allora, detto questo, io non userei il termine subire violenza in termini generici, cioè non tutto ciò che ci limita è violenza. Userei al limite, graduerei, e guardate, le parole non sono indifferenti, graduerei moltissimo la gamma
espressiva da violenza, coercizione, sfruttamento, diseguaglianze e così via. Perché sono cose diverse e se noi non capiamo che queste nascono da processi eterogenei tra loro e se noi invece li derubrichiamo tutti sotto un'unica voce e ci creiamo un nemico illusorio, non ne verremo mai a capo. Quindi se noi crediamo di poter identificare un unico nemico che pratica la violenza contro noi povere vittime, che c'è un carnefice, un unico carnefice che sta praticando la violenza nei nostri confronti, e saremo subalterni al nuovo ordine sociale che si costituisce. E non avremo nessuno strumento per intervenire, perché noi derubricheremo tutte le trasformazioni sotto l'ordine della violenza. E la violenza è di per sé illegittima, ma noi non ci rendiamo conto che invece molte trasformazioni che sono in corso non sono di per sé illegittime, ma lo diventano moralmente illegittime, perché hanno delle conseguenze sociali devastanti. Ma questa è un'altra questione, appunto. Cioè deriva dal fatto che c'è un ambito delle relazioni mondiali che non era previsto in quello che Ivan ricordava, il disegno della carta del 45, in qualche misura, badate bene, stava dentro invece la carta dei diritti dell'uomo, perché la carta dei diritti dell'uomo è uno strumento enorme, fortissimo, perché oltre al Consiglio di sicurezza, quel disegno delle Nazioni Unite si accompagna appunto a nuove forme di tutela universalistiche. Ma quelle forme universalistiche non hanno avuto gambe. Questo è un problema oggi aperto e non è soddisfacente lasciare il compito della realizzazione, della tutela, della Carta dei diritti dell'uomo alle potenze che avocano a sé il compito di affermarla. Perché questo naturalmente piega quella carta a determinate interpretazioni legate anche a interessi contingenti. Quindi lo strumento che si è determinato in una circostanza molto particolare, una finestra di opportunità straordinaria tra 45, 47, 48, in cui c'era stato un consenso temporaneo, provvisorio, incerto, ma insomma parziale, però c'è stato un consenso di cercare di trovare un ordine che rendesse più pacifiche quantomeno le relazioni mondiali, meno violente, cioè di cercare, non dico di rimuovere del tutto la guerra dall'orizzonte, perché questo certamente non c'era, ma almeno l'idea di non renderla più così devastante come era stata la Seconda Guerra Mondiale. Quello fa, il disegno della Carta dei diritti dell'uomo fa parte di quella contingenza e questo è un'eredità, diciamo, quello che gli americani chiamano una legacy, un'eredità importante di quella fase, che però sta avvenendo disattivata. E questo è il mio suggerimento. Cioè, ci sono alcune libertà che erano previste nella Carta dei diritti dell'uomo, e in particolare ho in mente i diritti sociali che erano previsti dentro la Carta dei diritti dell'uomo, da tutelare e promuovere su scala universale. Stanno venendo disattivati. Erano stati affidati ai singoli stati membri. Gli stati membri, per motivi che adesso non posso enucleare, ma gli stati membri o non sono capaci o a volte sono subalterni, proni ad interessi privati oppure ad altre questioni, presi da altre faccende, non li tutelano più con un tempo. Però appunto, chi li tutela più?
Quindi questo è il punto fondamentale, secondo me. Quindi il problema della limitazione delle libertà esiste. Esiste, ma esiste anche perché esistono nuove sfere comunicative, per esempio, flussi informativi, internet, eccetera, eccetera, che, badate bene, in parte sono nate dalla cooperazione tra scienziati internazionali, ma si reggono attorno a reti di computer, reti informative statali. Ci sono precisi forze, diciamo così, statuali che reggono intranet. I nodi della rete appartengono, hanno proprietari. Quindi non è che la rete, i nodi della rete, diciamo, funzionano in un astratto mondo, ma funzionano in un mercato che è retto da forze precise. E quindi si tratta anche di disciplinare, di intervenire in quell'ordine che oggi non è regolamentato, non, ha una sua disciplina interna, ma in fondo non ha un vero regolamento, diciamo, sovranazionale. Quindi funziona in chiave sovranazionale, ma non ha, questo è uno degli elementi, perché è un elemento importante, perché è da lì che passa oggi molta parte della nostra informazione e molta parte dei flussi globali della produzione mondiale. Per questo poi non è solamente l'informazione, ma sono i flussi informativi che regolano la produzione mondiale. E quindi stiamo parlando di qualcosa di più corposo della semplice informazione individuale. E quindi io credo che lì ci sia un terreno di riflessione ampio, ecco, che, su cui intervenire. E per esempio un piccolo, lo chiudo qua, ma un piccolo segnale positivo è il fatto che dentro questa crisi pandemica si stia incominciando a ragionare seriamente della disciplina del lavoro precario. Nodo che è stato evaso per 30 anni, ma il lavoro precario è l'ultimo terminale di un sistema che si basa su algoritmi. È l'ultima punta, diciamo, è l'ultimo frammento, ma di una lunga catena di comando che ha una scala globale a cui non fa fronte un'altrettanta esistente istituzione globale. Il massimo a cui abbiamo a disposizione è pur sempre dentro le Nazioni Unite, più ci sono, diciamo, alcuni accordi internazionali, però stiamo sempre in una sfera, appunto, di rapporti internazionali, mentre invece la logica competitiva e cooperativa della rete prescinde dagli stati. Allora qui, insomma, c'è un terreno di elaborazione molto grande, secondo me, su cui mi sembra di capire che i giuristi, sono alcuni giuristi, non tutti, ma i giuristi sono tendenzialmente molto avanti nella riflessione, ma non esiste un corrispettivo politico. Ecco, non esiste un altrettanto forte corrispettivo politico che porti avanti progetti di trasformazione. Quindi questo, diciamo, vi dico, questi non sono derubricabili come terreni di violenza, ma come terreni di potere, su cui, se non ci sono contropoteri e se non si creano alternative a poteri forti, chiamiamoli forti, comunque poteri dominanti, cioè poteri che non hanno competitori in questo momento. L'ordine di mercato, cosiddetto, oggi come oggi, è fortemente falsato, e questo chiuderei qua la questione, fortemente falsato dal fatto che alcuni soggetti sono capaci di operare su scala globale, ma sono pochi e non esistono, per così dire, forze, la forza lavoro, organizzazioni, diciamo così, sociali, dei lavoratori, eccetera, che abbiano la stessa capacità di ragionare su quella scala. Cioè siamo ancora lontani da un ragionamento, diciamo, di quell'ampiezza. Ci affidiamo per questo al diritto, ma il diritto anche lui ha i suoi limiti.
La politica deve stare, come dire, a braccetto del diritto e le due cose non possono andare separate. Ecco, questo è il mio parere, perché sennò anche il diritto finisce per essere regolamentazione dell'esistente. Troppo lungo, scusate. No, no, non si preoccupi. Non so se il professor Ingavallo vuole aggiungere qualcosa, comunque la prossima domanda la faccio al professor Ingavallo, così facciamo uno e uno. Ecco. Allora, la prossima domanda è rivolta al professor Ingavallo e recita: è possibile un nuovo conflitto mondiale nel breve periodo? Dopo le recenti dichiarazioni Biden-Putin e le prime divergenze Cina-USA, chiaramente se anche il professor Spagnolo vuole aggiungere qualcosa, è libero. No, no, non ci sono, diciamo, chiaro, la sfera di cristallo non ce l'abbiamo, io mi augurerei di no, viste le vari problemi che già ci abbiamo, ci manca solo il conflitto mondiale. E si tratta di, diciamo, scaramucce di potenze, insomma, non attengono tanto al diritto quanto alla politica, sai, il diritto internazionale studia quello che è il risultato delle relazioni internazionali, no? Quelle sono relazioni tra stati che poi, se arrivano a delle norme, ci portano poi ad avere per chi studia il diritto internazionale come me, porta a studiare quelle norme. Ma il diritto riposizionamenti, credo, tra le amministrazioni dei diversi stati. Non c'è interesse di nessuno, penso, fare un conflitto, oddio, forse delle aziende che producono le armi, ma per il resto credo non interessi a nessun altro. Anche perché le guerre contemporanee, soprattutto degli stati sviluppati, più sviluppati, si caratterizzano per non voler far morire nessuno dei propri. Al massimo, se viene abbattuto un drone, non ci sarà nessuno che piangerà, insomma, massimo chi gli vuol bene a quel drone, ma insomma, se invece muoiono soldati, lì c'è può essere un problema diverso, per cui sì, direi di no, e qua mi fermo. Posso aggiungere una cosa su questo? È un terreno molto complesso, ma insomma, il caso dell'invasione americana in Iraq è stato molto significativo, secondo me, del fatto che la guerra oggi si combatte in un altro modo. Cioè, non abbiamo più la guerra classica come l'abbiamo conosciuta in passato, fino alla Seconda Guerra Mondiale inclusa, stati contrapposti. Nel XXI secolo la guerra si fa in un altro modo. E si fa per interposti soggetti su terreni terzi che sono in questo momento diciamo un pezzo dell'Asia, probabilmente più avanti sarà anche l'Africa, già adesso in parte l'Africa lo è, ma insomma in misura minore. Io credo che man mano che l'Africa crescerà per forza, perché è destinata a crescere, anche l'Africa sarà sempre più coinvolta in fenomeni, diciamo, di violenza diffusa che già abbiamo avuto, molto visibili in passato. Vi dicevo, quindi io certo temo la guerra, perché la guerra può succedere per errore, per sbaglio, un equilibrio instabile può degenerare, però ciononostante, come diceva Ivan, noi speriamo tanto che non ci sia, e non solo speriamo tanto che non ci sia, ma credo che gli stessi soggetti principali, stati, non la vogliano fare, non hanno interesse a fare la guerra. Certo, però può succedere, perché ci sono tanti teatri, no, che sono contesi. Pensate a Taiwan, no? Pensate adesso allo status di Hong Kong, che ha creato o sta creando tanti disagi, no? Eccetera. Cioè, alcuni grandi stati non riescono o non possono, non vogliono ammettere il dissenso interno. E questo però è un problema enorme, perché uno stato come la Cina, insomma,
un quinto della popolazione mondiale, questo crea problemi. Ma in certo senso anche il nostro universalismo dei diritti umani, le nostre forme di universalismo, oggi come oggi, quelle che noi abbiamo ereditato dall'illuminismo, insomma, possono funzionare nello stesso modo se applicate in Asia o in Africa? Questa è la domanda, diciamo. Cioè, possiamo portare la nostra tradizione giuridica, il nostro modo di pensare che sia applicato la forma, quello che noi intendiamo come democrazia, nella stessa maniera in cui l'abbiamo vissuta noi, in ordinamenti e culture completamente diversi? Cioè, l'esportazione della democrazia per ora ha creato guai. Allora, quindi il problema è appunto che pensare però un ordine pluralista giuridico, anche oltre che sociale, politico, è una sfida nuova a cui noi siamo chiamati, e a cui è chiamato il XXI secolo, e su cui si regge la possibilità di evitare la guerra, appunto. La guerra è all'orizzonte è sempre stato all'orizzonte dei rapporti internazionali, della regolazione dei rapporti internazionali, ma appunto vi dicevo, oggi è particolarmente pericolosa. Quindi noi non sappiamo come, però siamo chiamati a compiti anche intellettualmente nuovi. Basta. Gabriele, mi consenti, così rispondo anche a una domanda sugli uiguri Sì, che c'è prego, prego. sotto, questo discorso della Cina, dei diritti umani, dell'esportazione dei diritti umani. Dunque, può essere un caso di eccezione? No, perché non è un'eccezione al divieto di uso della forza, perché le sanzioni economiche non prevedono l'utilizzo della forza, per cui non le possiamo considerare un'eccezione. Certo, finalmente si sono svegliati, insomma, su questo discorso degli uiguri, ma insomma, ho l'impressione che anche qui sia una scelta un po' tardiva, perché questa vicenda va avanti da buoni 2 anni, se non di più. Poi, io diciamo, quando si studia il diritto internazionale, bisogna pensare a un sistema di regole applicabili nello stesso modo in Italia, così come in Madagascar, in Myanmar, così come in Colombia, e quindi questo la rende particolarmente complicata come disciplina, perché, come diceva Carlo, è complicato spalmare su 200 stati caratterizzati ognuno da proprie, a parte dal fatto di essere sovrani e quindi di essere anche soggetti particolarmente bizzosi, picciosi, no? Quando uno è sovrano dice a casa mia comando io. Allora, l'idea di applicare le stesse regole rispetto a circa 200 soggetti che hanno questo tipo di approccio non è semplice. Allora, tante volte si tratta di trovare il minimo comune denominatore, quindi quell'esigenza di raggiungere un consenso, un compromesso e quant'altro, che però è particolarmente faticoso. Qui mi fermo. Grazie professore. Adesso leggo un'altra domanda diretta al professor Spagnolo. Il terrorismo inteso come violenza aperta, politica, come resistenza a uno Stato tiranno, viene legittimato? Allora, questa è anche una domanda difficile per me. Non ho capito, la domanda è legittimo, sarebbe, cioè, questo sarebbe, è legittimo il terrorismo se è resistenza ad uno Stato tiranno? Nella teoria politica la risposta secca è sì. Bisogna naturalmente capire che cosa si intende per Stato tiranno. E come noi esercitiamo e che tipo di violenza si esercita. Perché naturalmente il problema del terrorismo nella tradizione politica classica è che si esercita contro il potere.
cioè contro chi abusa del suo potere. Quindi il terrorismo è lecito se è diretto contro il tiranno. Il problema del terrorismo odierno, e ciò che lo rende anche moralmente fragile, è che in genere questo terrorismo si esercita sulla periferia di questo potere tirannico, e non si esercita sul centro, ma si esercita sui gangli deboli di questi apparati statuali, sulle forze di polizia minime, sul vigile urbano, diciamo così, piuttosto che sul potere di comando. Quindi non è la stessa cosa. Ecco. Quindi prima cosa, contro chi si esercita la violenza e che rischi comporta per chi la pratica. Questa prima domanda. Seconda domanda, che cosa significa stato tiranno? Ecco, stato tiranno può significare tante cose. E naturalmente se io decido di usare la violenza contro qualcuno dirò che lo faccio contro un tiranno, perché questo mi giustifica, ma non è detto che questo mio sentimento di una tirannia esistente significhi davvero che quello è uno stato tiranno. Può essere un sentimento sbagliato, una mia prospettiva sbagliata. Allora, dicevo, conta molto, naturalmente, dal nostro punto di vista, nella nostra teoria politica, almeno, l'obiettivo che si persegue è la proporzionalità tra mezzi e obiettivo. Se il tema è la democrazia, quindi la difesa della democrazia contro chi la vuole distruggere o chi la nega o chi la proibisce, allora il tema è serio. Non è detto però, il problema è questo anche, che il terrorismo sia efficace. Può darsi che l'uso della violenza inefficace rafforzi lo stato tiranno. Questo è il punto, dicevo, quando io parlavo prima, vi ho parlato della funzione del terrorismo. Il terrorismo può essere facilmente manipolato dal potere per rafforzarsi. Il colpo di Stato, vero o presunto, contro Erdogan, ha senz'altro rafforzato la dittatura del potere di Erdogan. Gli ha consentito. Un colpo di Stato che fallisce significa sgominare tutte le opposizioni, delegittimarle, ma può anche essere stata una finzione, questo ancora non ho capito io sinceramente fino in fondo, se c'è stato un tentativo vero di colpo di Stato. Noi abbiamo visto le immagini in televisione, vi ricorderete, di un Erdogan che per due giorni è scomparso, che poi a un certo punto è riapparso dicendo il colpo di Stato è stato sventato. Ma appunto, era vero, era finto. Comunque sia, l'effetto finale di un colpo di Stato fallito è comunque stato di rafforzare un potere sostanzialmente dittatoriale, cesaristico. Il terrorismo può essere estremamente negativo proprio per chi vuole perseguire obiettivi politici. Cioè, il terrorismo ha un limite enorme, appunto, che è quello di impiegare la violenza e basta. Questo è il punto. Cioè, un movimento politico può usare anche il terrorismo in determinate condizioni, se si tratta di fare una lotta politica, altrimenti è pura violenza. Allora, se il terrorismo ha a che fare con una lotta politica che mira al cambiamento nel lungo periodo, nel lungo termine, è una cosa diversa. E dentro certi limiti, dicevo, entro limiti molto definiti, molto più definiti di quanto non si dica attualmente, può essere
spiegato, io non dico, e in certe condizioni addirittura difeso. Ma ci devono essere chiare condizioni internazionali e nazionali, interne, cioè che giustifichino l'impiego delle armi e che devono essere denunciate. Cioè, se il terrorismo serve a dire noi usiamo le armi per difenderci perché non abbiamo altri strumenti possibili, ma abbiamo altri obiettivi. L'obiettivo non è la violenza, l'obiettivo è un altro, è la pace. E non si vedono altri strumenti per abbattere un tiranno, beh, allora questo sta dentro la carta dell'autodeterminazione dei popoli, sta dentro la carta delle Nazioni Unite. Altra cosa, dicevo, è l'uso scriteriato della forza per seminare il panico, senza obiettivi definiti, e che questo invece ha l'effetto opposto. E quindi, secondo me, la definizione di terrorismo, diciamo così, è purtroppo ambivalente. Posso dire una cosa? Certo, professore. Dal punto di vista del diritto internazionale non c'è una definizione chiara di terrorismo, proprio perché gli stati non si mettono d'accordo su un punto. Chi combatte contro l'oppressore che viola il principio di autodeterminazione dei popoli è terrorista o è legittimo combattente per la liberazione? Sostanzialmente il palestinese che si fa saltare in aria in un autobus di israeliani, detta molto brutalmente, è terrorista o è legittimo combattente per l'autodeterminazione del popolo palestinese contro l'occupante israeliano? Io non lo so, non ho la risposta. Vi dico che proprio che c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, stati che la pensano in un modo, stati che la pensano in un altro, e quindi resta dubbia la definizione di terrorismo secondo il diritto internazionale. Vi faccio un altro esempio. Se parte in gravallo, va bene, va in Corea del Nord perché vuole uccidere Kim, come si chiama lui, che tutti quanti noi riteniamo un dittatore, va bene? O se parte in gravallo e vuole andare a uccidere Boris Johnson, che nessuno ritiene un dittatore. E dipende da dove ci collochiamo, se in gravallo è un terrorista oppure no. Cioè, se riteniamo che sia giusto sovvertire un regime dittatoriale come quello di Kim, eccetera, eccetera, in gravallo sarà ritenuto un non terrorista. Invece, ma da un punto di vista obiettivo, entrambi andrebbero perseguiti, in entrambi i casi in gravallo andrebbe perseguito perché si sta recando all'estero per compiere un crimine, per sovvertire il governo dello Stato. Cioè, dal punto di vista del diritto internazionale è abbastanza neutro se si tratta di un governo democratico, di un governo dittatoriale. Se c'è un cambiamento dittatoriale, sì, ci possono essere sanzioni e quant'altro, ma non è che quello non è uno Stato se è uno Stato dittatoriale. Così rispondo anche alla domanda di Anonymous delle 6.08, secondo lei per un dittatore in quanto tale lecito utilizzare la violenza per imporsi un determinato ambiente sociopolitico, continuare a usare la forza per mantenere la sua posizione, viceversa lei crede che sia lecito per un popolo ribellarsi con la violenza? Lecito ribellarsi, ma ecco, lì vale un principio di effettività. Se la ribellione porta in effetti a sovvertire l'ordine, a crearne un altro, diremo che c'è un nuovo governo e che lo Stato è rappresentato da quel governo. Se la ribellione è repressa e vengono incarcerati e quant'altro, il dittatore resta al potere, diremo che il dittatore è il legittimo governante di quello Stato. Mi rendo conto che è un po' cinico dire così, ma se io dovessi fare una lezione di diritto internazionale in Corea del Nord, probabilmente riterrei l'ordinamento democratico come un ordinamento non buono. Ecco. Non so se rendo l'idea, non vi sto dicendo quello che mi piace, io sto cercando di fotografare la situazione per quella che è, considerandolo non in una prospettiva eurocentrica o democratico-centrica, ma in una prospettiva per cui ogni Stato ha la sua forma di governo, che magari mi può piacere o non piacere, ma è quella che lo caratterizza in quel determinato momento. Ecco, sì, ci siamo tolti anche un'altra domanda davanti. Grazie professore, le faccio un'altra domanda, professore Ingravallo.
Come ha detto, nelle leggi stipulate dall'ONU, vi è un caso nel quale si può rispondere con le forze armate in caso di attacco subito. E l'eccezione usata da Bush l'11 settembre 2001 per rispondere all'attacco subito dalle Torri Gemelle? Sì, grazie. In quel caso il problema era che l'attacco non era di uno Stato contro un altro Stato, ma era di un gruppo appunto estremistico, terroristico contro uno Stato, quindi talebani, Al-Qaeda, che dir si voglia. Perché è stato qualificato comunque come un attacco armato? Perché i talebani si trovavano ad essere in quel momento, come posso dire, al potere in Afghanistan e Al-Qaeda era tollerata dai talebani e quindi in un certo senso l'atto di quel gruppo è stato considerato come un atto del governo dell'Afghanistan contro gli Stati Uniti, rispetto a quali gli Stati Uniti hanno poi risposto con l'invasione nei confronti dell'intervento armato, che ragionevolmente si sarebbe potuto svolgere anche e forse meglio nel quadro dell'ONU, e invece è stato svolto in maniera unilaterale con la coalizione dei volenterosi. Il problema è che poi, sulla scorta di quello, l'amministrazione Bush ha elaborato l'idea della cosiddetta legittima difesa preemptive, cioè non una legittima difesa anticipata, ma una legittima difesa preemptive. È difficile renderlo in italiano. Pre-preventiva, presunta, dice, presuntiva, forse si potrebbe dire, che l'ha portati ad invadere anche, ad attaccare l'Iraq nel 2003, come accennava anche Carlo Spagnolo, senza un motivo legittimo. Ecco, più che l'invasione dell'Afghanistan, proprio l'invasione e la guerra in Iraq è stata forse la più smaccata violazione della regola sul divieto dell'uso della forza, perché poggiata su una teoria, quella formulata in questa maniera. Se so che c'è uno Stato che ha delle armi e ritengo che un domani potrebbe utilizzarla contro di me, sono legittimato ad attaccarlo. Il che, come capite, è assurdo perché, come posso dire, lascia così ampia discrezionalità a chi interviene, sostanzialmente da rendere, diciamo, del tutto irregolare, cioè del tutto al di fuori delle regole, un intervento di quel tipo. Cioè, se io ritengo, è come dire, che se io ritengo che un dopodomani Carlo Spagnolo potrebbe venire da me e darmi una spinta, sono legittimato ad andare da lui e pigliarlo a pugni. È cosa che noi diremmo da folli. Ecco, applichiamolo nelle relazioni internazionali, quella dottrina di Bush, George W. Bush, ha portato a quella invasione e a tutte le conseguenze. Ho finito. Grazie professore. Adesso una domanda per il professor Spagnolo. Come dovremmo considerare un caso analogo a quello di George Floyd come degenerazione della forza legittima detenuta dallo Stato? Paradossalmente, coloro i quali dovrebbero difendere i cittadini e garantire loro il benessere vestono i panni dei carnefici. Alla base di quel tipo di sistema c'è sicuramente una discrepanza culturale e sociale che vede i bianchi prevalere sulla gente di colore. Sì, grazie alla domanda. Allora, questa è una domanda, diciamo, che rientra nella teoria classica di Weber, vi dicevo, no? Quella classica definizione, cioè gli stati si avocano a sé il monopolio legittimo della forza, ma tra forza e violenza a volte è difficile distinguere. Cioè l'uso della forza da parte di quei poliziotti è stato, come dire, noi diciamo ex post, non proporzionato. È stato un uso della forza non necessario. Quel poveretto di George Floyd era immobile, non si poteva, non minacciava nessuno, non c'era bisogno di soffocarlo. Se fosse stato, quindi, nel corso di una colluttazione, nel corso della quale lui avesse cercato di picchiare, ammazzare qualche poliziotto, sarebbe stato un uso legittimo, no? Sempre violenza è naturalmente, ammazzare una persona non è comunque, come dire, il potere dello Stato dovrebbe essere quello di garantire la pace e garantire
la sicurezza di tutti i cittadini, compresi quelli violenti. Quindi di essere in grado di avere una capacità di uso della forza tale da annullare anche le intenzioni criminali, no, di chi contesta questo monopolio. In questo caso naturalmente c'è stato un uso sproporzionato. Allora, come lo valutiamo noi questo? La risposta più immediata ovviamente, e qui c'è la dimensione razziale, insomma, non saprei come altro chiamarla, perché certamente c'è un misto negli Stati Uniti, che voi forse, come dire, non so quanti di voi sono stati in America, ma negli Stati Uniti molti quartieri sono etnici, molte città sono organizzate in quartieri etnici, per cui la vita sociale è organizzata per gruppi etnici e chi esce dal suo quartiere è a rischio. Se un bianco va in certe zone del Bronx, non tutto, il Bronx è grande, ma in certe zone del Bronx o in certe parti di Harlem che confinano col Bronx, come è successo a me per errore una volta scendendo dalla metropolitana, rischia. Io non sono stato ammazzato, non mi è successo niente, perché ho detto che è un turista, ma sono stato immediatamente aggredito dalla popolazione locale, perché stavo fuori dal territorio dei bianchi. Mi hanno lasciato andare, non hanno fatto niente. Italian, wow, ok. Ma c'è un problema, e quindi i neri che stanno fuori nel quartiere dei bianchi destano sospetto. Questo è un regime di segregazione razziale, in fondo, che non è proprio razziale, ma è misto, è etnico, è culturale, è sociale, perché ha a che fare anche con il reddito, ha a che fare con tante questioni, diciamo, intrecciate, sta saltando negli Stati Uniti. Allora, questo crea disagio. Crea imbarazzo, crea problemi di gestione, perché esiste oramai un ceto medio nero che non vive più nei ghetti, ma che non si distingue più c'è un problema di identificazione del pericolo, ecco, eh? Cioè, quello che è venuto fuori, secondo me, nel caso degli Stati Uniti, è una profonda trasformazione sociale in corso, rispetto al quale la struttura delle polizie degli stati non è attrezzata. E non sa distinguere più cos'è il pericolo sociale, quindi spara indiscriminatamente, l'uso indiscriminato della forza, senza più saper distinguere cos'è pericoloso e cosa non è pericoloso. Questo è un fatto gravissimo, davvero gravissimo, perché lo Stato non è più in grado di controllare, appunto, l'uso, il monopolio legittimo della forza diventa illegittimo a un certo punto. Questo è, quando questo non è più proporzionato. E questo infatti ha mobilitato la società americana in una maniera nuova, nuovissima, mettendo in crisi addirittura i simboli della storia americana, compresi i simboli degli schiavisti, eccetera, eccetera. Ma questo, cioè, è un segnale che per alcuni versi è positivo, per altri denuncia, come dire, un conflitto sociale aperto, molto grosso, una difficoltà degli Stati Uniti di rispondere. E badate bene, la risposta più immediata era stata quella di Trump, che ha quasi vinto le elezioni. Cioè, la risposta di Trump era quella di una risposta razziale, sostanzialmente, conservatrice, molto forte. Rimandiamo i neri nei ghetti. Questo era la sostanza, no? Il suprematismo bianco che cos'è? Anche questo. Non è detto però che questo sia più praticabile, per fortuna. Non so se Biden avrà la capacità, la forza, diciamo così, di sovvertire però il conflitto sociale che è in corso negli Stati Uniti, che è un conflitto sociale duro, molto duro, uno scontro ampio. Quindi l'uso della polizia, l'uso della forza ha a che fare con un conflitto che io, in termini un po' vecchiotti, un po' europei,
chiamerei un conflitto di classe. Va bene, grazie professore. Io farei una domanda, sto vedendo che il professor Ingavallo sta rispondendo in chat a una domanda. Sto studiando perché sono complicate queste domande, quindi mi devo preparare. Quindi magari faccio un'altra domanda al professor Spagnolo nel frattempo. Questo può essere applicato, il concetto di violenza, al caso di qualche giorno fa, in quanto in Turchia Erdogan ha ritirato il presidente della banca centrale a seguito di un intervento di politica monetaria che non era conforme con le disposizioni di Erdogan stesso. Non si può associare la violenza al controllo della vita economica del paese in questione? Allora, in italiano io distinguerei qua tra l'uso della forza e la violenza. Cambiare un capo di una banca centrale è un atto legittimo di un governo, normalmente. Di per sé non vedo dispiegamento di violenza in questo. Anzi, in questo caso mi sembra di aver capito che c'è uno scontro interno alla Turchia sulla difesa della lira, della lira turca, a difesa della moneta. Il governatore della banca centrale che è stato rimosso voleva tenere forte la lira, il valore monetario, in una fase in cui questa moneta è un po' sotto attacco e l'intera economia turca è in una fase di grande difficoltà, anche per gli impegni militari assunti, per la crisi mondiale in atto, eccetera, eccetera. Il dittatore ha sostituito il governatore cercando di far passare una politica monetaria più accomodante che sia, come dire, meglio gestibile sul piano sociale interno. E la linea che è stata bocciata era una linea di rivalutazione monetaria, cioè significa cosiddetta di deflazione, riduzione delle spese interne e tenere alto il valore del cambio. Erdogan ha scelto un'altra linea, non so se avrà la forza poi di reggere, eccetera, eccetera, che è più accomodante nei confronti della popolazione interna, quindi guarda più al consenso. Questo naturalmente non piace agli europei, perché avrebbero preferito una linea più severa, che tutela meglio le banche, tutela meglio le operazioni finanziarie internazionali. Ma non è detto che sia un danno per i turchi. Io questo aspetterei a giudicare. Va bene, grazie professore. Se il professor Ingravano è pronto, farei una domanda a lui. Secondo lei gli strumenti mediatici che talvolta in Italia, come in altri paesi, sono orientati alle gerarchie politiche egemoniche, possono essere definiti come espressione di violenza politica? Che mi dici, dal punto di vista del diritto internazionale, non ti so rispondere. Gli strumenti mediatici, gerarchie politiche egemoniche, è bella, bella complicata questa domanda, non lo so. Certo, diciamo, parlando della Turchia e anche del nostro Stato, ci sono un insieme di regole che fanno parte della cosiddetta rule of law, che in italiano viene tradotta come Stato di diritto, no? Una serie di regole che, come posso dire, caratterizzano la democraticità di uno Stato. È ovvio che nel momento in cui c'è un controllo sugli strumenti di informazione, un controllo incisivo da parte del potere politico, oppure quando gli strumenti sono in mano a pochi soggetti, questo diventa un problema per il pluralismo e quindi incide sulla democraticità dello Stato. Ma ripeto, anche lo Stato non democratico, ciò nonostante, rimane uno Stato. Quindi non è che siccome uno Stato non è come piace a me o come piace a qualcuno di voi, gli posso togliere la patente di Stato.
Non so se si tratti di violenza politica, certamente è scarsa democraticità. Più di questo non mi azzardo a dire perché andrei fuori le mie competenze. Giusto, grazie mille. Faccio una domanda al professor Spagnolo riferita a quello che diciamo, è stata un po' la risposta della domanda precedente. Le azioni interne di Erdogan sono le stesse che fanno in modo che la stessa Turchia non abbia le qualità, oppure una politica interna che possa dare modo al paese di entrare nell'Unione Europea? Mi può ripetere la domanda che non ho capito. Sì, le azioni interne di Erdogan sono le stesse che fanno in modo che la stessa Turchia non ha le qualità o la politica interna adatta per permetterle di entrare nell'Unione Europea? Allora, una volta abbiamo fatto un altro seminario dove c'era Ivan, dove abbiamo un po' parlato di questi temi. Io ho detto che il problema dell'ingresso della Turchia nell'Unione Europea è una questione precedente alla restrizione attuale di Erdogan. Ha una storia più lunga e ha a che fare con le incertezze dell'Unione Europea, diciamo, sui suoi confini. Perché far entrare la Turchia significa far entrare non solo la parte europea del continente, ma anche una parte della Anatolia, diciamo, che sta fisicamente su un altro continente e quindi abbracciare un'idea di Europa che si estende oltre la geografia continentale. C'è cioè un'idea di Europa espansiva. Ora, questo significherebbe per esempio dare più ascolto anche alle richieste che vengono da alcuni paesi del Mediterraneo, per esempio Israele o altri paesi che avevano chiesto tempo fa, diciamo, di entrare dentro l'Unione Europea e si è stato detto no, voi non siete Europa, non entrate. No? La Turchia è a cavallo e quindi crea problemi. È un paese della NATO, ma ha sempre creato problemi e ha creato un'ulteriore difficoltà il fatto che la Turchia ha tanti emigrati in Europa continentale, soprattutto in Germania, dove c'è una grande comunità turca, che saranno 3 milioni e mezzo, 4 milioni di persone sicuri, che pesano in Germania per tanti motivi, diciamo, non solo elettoralmente, ma insomma, anche culturalmente. Adesso alcuni professori universitari, alcuni intellettuali, sono di origine turca, adesso, anche alcuni ministri addirittura sono stati in Germania. Quindi comincia ad essere una minoranza, diciamo, che ha una tradizione oramai di 3 generazioni. Che è integrata in Germania, ma no, una parte di questa comunità turca è invece molto conservatrice. Quindi è in Germania, quindi questo crea perplessità. Anche reazionario, diciamo, fondamentalista, eccetera. 4 milioni di persone sono tante, quindi potete immaginarvi che anche gli orientamenti religiosi, culturali sono eterogenei. Quindi questo problema certamente ha inciso nella titubanza europea, dell'Unione Europea di far entrare la Turchia. Le incertezze sono durate a lungo, fino a che a un certo punto la stessa Turchia ha abbandonato la speranza di entrare e ha cominciato a fare una sua politica estera, che è decisamente di rottura nei confronti dell'Unione Europea. Quella attuale è una politica di potenza militare che in qualche caso direi approfitta anche delle incertezze della NATO, del fatto che la NATO non ha più quel chiaro orientamento strategico che aveva un tempo. Finita la guerra fredda, la NATO non ha più le stesse funzioni che aveva un tempo, anche al suo interno gli orientamenti sono diventati oscuri. Insomma, in questo vuoto di potere, diciamo, la Turchia a un certo punto ha incominciato a fare una politica propria di espansione nel Caucaso, verso insomma l'Iraq, l'Iran e la Siria. Un pezzo della Siria se la vuole mangiare, questo è chiaro. Non solo, forse anche non c'è bisogno di mangiarselo formalmente, cioè di inglobarlo,
ma tornare a qualche cosa di simile al vecchio impero ottomano. E quindi questo naturalmente non è più plausibile dentro l'Unione Europea, cioè questa politica non è compatibile con l'ingresso, ma fino a che la Turchia perseguirà questa politica non potrà entrare dentro l'Unione Europea, viceversa fino a che l'Unione Europea sarà incerta, perché la Turchia è ancora in lista d'attesa formalmente, la Turchia giocherà sui due tavoli. E quindi qui c'è bisogno di qualche scelta. Naturalmente non sono scelte facili, perché l'Unione Europea non ha la struttura di comando di un governo vero, quindi non ha un vero centro propulsivo della politica estera unitario. C'ha delle figure di coordinamento che provano a fare quello che possono, insomma, ma insomma, gli stati restano pur sempre i soggetti principali, quindi è tra loro il problema è tutt'altro che risolto. Va bene, la ringrazio per la risposta. Faccio una domanda al professor Ingravallo. In occasione della guerra delle Falkland, l'Argentina venne meno ai principi della Carta dell'ONU, invadendo le isole nonostante il rifiuto della richiesta di annessione da parte dell'organo? Sì, la risposta è sì. Usò la forza in maniera illegittima, giustificandola sulla base del fatto che la popolazione in realtà appartenesse, avesse desiderio di riunirsi all'Argentina, ma in realtà non c'era, cioè ha provato a giustificarla, ma era una violazione palese, ma era un modo anche politico per, credo che ci fossero i generali ancora all'epoca al potere in Argentina, non credo che fossero ancora tornata alla democrazia, quindi anche un modo di fare, diciamo, politica attraverso questo gesto eclatante che poi gli costò una brutta figura. Mi collego anche, rispondo anche a una domanda che c'è un po' più su, che riguarda sempre questo discorso del consenso rispetto all'intervento in Afghanistan, all'intervento a Granada, vediamo dove sta, eccola qua. Eccola, Anonymous 552. Il consenso, dunque, se diciamo qualcuno volesse usare la forza in Italia, potrebbe dichiarare che Ingravallo o Spagnolo sono il legittimo governo dell'Italia e che quindi danno il consenso per intervenire militarmente in Italia. Quindi qualche volta è capitato che gli stati siano appoggiati a dei consensi fasulli, a dei consensi di governi non effettivi per giustificare i loro interventi militari. Ora, affinché uno Stato possa accogliere sul proprio territorio truppe di un altro Stato, il consenso deve essere un consenso legittimo, cioè deve provenire dall'autorità competente a darlo, quindi parliamo dell'Italia, sarebbe il governo italiano, insomma. Deve essere un consenso valido, quindi non un consenso estorto con la forza o estorto con la violenza, estorto col dolo, estorto con l'inganno. E deve essere un consenso che non vada a violare quelle che si chiamano le norme imperative del diritto internazionale, cioè delle norme particolarmente forti da non poter essere violate in nessuna circostanza. Quindi è possibile che il consenso sia un'eccezione al divieto dell'uso della forza, però è un'eccezione che va interpretata e utilizzata in maniera restrittiva, quindi consenso legittimo, consenso valido, consenso che non deve violare norme imperative o norme per le quali si usa il termine di jus cogens nel diritto internazionale. Le vicende di Granada e dell'Afghanistan rappresentano due casi di dubbio consenso per la mancanza di uno o dell'altro di questi elementi ai quali ho fatto riferimento. Grazie. Grazie a lei, professore. Adesso leggo una domanda per il professor Carlo Spagnolo. Secondo lei, con il passare del tempo, potremmo assistere a un mutamento della parola violenza
connessa nel binomio con la guerra? Secondo lei la violenza canonica, come la conosciamo, potrebbe esaurirsi nel concretizzarsi in una dimensione diversa? Per esempio, violenza perpetrata attraverso armi batteriologiche a danni di popoli interi? Anche questa è una domanda molto difficile. Proverò a cercare di interpretarla anche questa domanda. La violenza sta cioè c'è un uso diverso della violenza in generale, in corso? Credo di sì, perché vi dicevo, in generale credo che la violenza sta cambiando le sue funzioni, cioè c'è un uso più dispiegato della violenza. Paradossalmente, vi dicevo, gli stati che mi sembrano non più disciplinati dal diritto internazionale come un tempo ci si era immaginato, ricorrono più, cioè c'è un ricorso più frequente alla violenza che sta assumendo anche dimensioni più inumane, più violente, più visibili. Smaccate per avere ripercussioni sui media, cioè per entrare in un circuito comunicativo che oramai è globale, alcune forze politiche, sociali, culturali, insomma, alcune forze marginali. E che comunque rivendicano qualche risorsa, funzione, sono incentivate a usare la violenza più efferata per entrare nelle pagine dei giornali. La decapitazione che noi abbiamo visto nel video nel corso del XXI secolo è stata studiata da gente che aveva a che fare con i media, che sapeva benissimo fare i video. Cioè erano, la decapitazione non è pensata perché come dire, la legge islamica la favorisce, ma perché la favorisce il circuito mediatico. Perché funziona bene nel circuito mediatico. Ha impatto. Quindi l'uso della violenza va subito in prima pagina. Mentre le istanze legittime, no. Questo è un cortocircuito terribile che in qualche modo noi dobbiamo cercare di modificare, non so bene come, ma incentiva la violenza, la incentiva da parte dei soggetti più deboli. Più un soggetto è debole, più usa la violenza in maniera efferata e più la userà, vi dico di più, cioè più, perché i soggetti deboli nel sistema polarizzato attuale dei rapporti della comunicazione eccetera non hanno voce. E l'unica voce che riescono a trovare è quando vanno in prima pagina. Quindi se non riusciamo a restituire voce, per usare un vecchio linguaggio di Hirschman, noi abbiamo come risultato la violenza. Cioè quella che Hirschman chiamava l'exit, cioè l'uscita dalla comunità. Attraverso la violenza. Questo è una, come dire, perverso meccanismo, da un lato, che alimenta il circuito della violenza cosiddetta terroristica, che poi viene derubricata come terroristica, poi non sempre è così, poi bisogna capire in realtà, perché le cose sono a volte differenziate. Poi c'è un altro tipo di violenza, pensate agli stupri di massa, che noi abbiamo visto all'opera in alcune circostanze, in Jugoslavia, per esempio, nel corso della guerra tra bosniaci, serbi e croati,
ci sono stati degli stupri di massa devastanti, no? Per umiliare determinati gruppi etnici, ma anche lì per imporre determinate soluzioni politiche. Cioè, lì non era solamente l'attacco al nemico attraverso le donne, ma ottenere quello che poi si è ottenuto, cioè l'indipendenza di alcuni stati. Guardate di cosa siamo capaci. Non ci fermiamo davanti a nulla. Lì la risposta della comunità internazionale è stata debole, purtroppo. Quindi a volte vi dico, la violenza la usano soprattutto non solo gli stati forti, ma anche gli stati deboli, cioè i soggetti deboli. C'è un circuito, perché il circuito del comunicativo ordinario, diciamo così, funziona male, quindi si ricorre più facilmente a quello. Va bene, professore, grazie. Una domanda per il professor Ingravallo. Senza sviscerare le ragioni storiche e culturali che hanno portato alla guerra dell'Artsakh, stando a quelle condizioni riconosciute dal diritto internazionale che derogano al divieto dell'uso della forza e quindi giustificano il diritto di intervento, è giustificabile l'offensiva dell'Azerbaigian nella regione del Nagorno-Karabakh? Sì, dunque, questa vicenda del Nagorno-Karabakh è una vicenda che affonda le sue radici nell'indipendenza di questi territori dall'Unione Sovietica e poi delle varie frantumazioni che si sono create all'interno, con problemi di vario tipo, problemi di minoranze nazionali che non si sentono tutelate all'interno dello Stato in cui si trovano, problemi di vicini molto grossi e ingombranti come la Turchia in quel caso, che come sapete non ha con l'Armenia un rapporto molto buono, ma insomma da tempo questo è nei fatti. Purtroppo si tratta di uno di quei conflitti irrisolti che rimangono lì da 30 anni e che ogni tanto riesplodono con situazioni di violenza molto, molto grave. Non ho davvero una risposta, nel senso che ragionevolmente una minoranza ha diritto a essere trattata bene, cioè lo Stato si deve impegnare nei confronti della minoranza, in questo caso di una minoranza di tipo etnico, a garantire dei diritti alla minoranza, quindi diritto all'utilizzo della lingua, diritto al rispetto di certe tradizioni e quant'altro. Se però una minoranza viene maltrattata, la soluzione non può essere o la secessione, e quindi che la minoranza vada via o porti via un pezzo del territorio dello Stato, né può essere quella di un intervento armato di altri che in maniera unilaterale vadano a fare i difensori della minoranza. Cioè ci sono varie altre forme di pressione che si possono fare prima e al posto di utilizzare la forza. Ecco, l'utilizzo, quello che ho provato a spiegare, è che attraverso l'articolo 2, paragrafo 4 della Carta, che poi è diventata norma applicabile a tutti, l'uso e anche la sola minaccia della forza, gli stati sono impegnati a non utilizzarle, e quindi di fronte a questo c'è quell'obbligo di soluzione pacifica della controversia. Mi rendo conto che è più faticoso, bisogna sedersi attorno a un tavolo, discutere, confrontarsi, e questo, rispetto a questo, l'opzione militare è sicuramente una scorciatoia. Però ecco, il cambiamento che è occorso
dopo la Carta dell'ONU è proprio quello di non avere più un'opzione militare come opzione sul terreno, salvo circostanze estreme e soprattutto non su un piano unilaterale. Insomma, comunque è un caso davvero complesso quello lì. L'uso delle armi però non è la strada, ecco, non c'è secondo me, non c'è lo spazio per un utilizzo legittimo delle armi in quel caso. Perfetto, grazie mille professore. Siamo in chiusura, quindi leggerò un po' le ultime domande che ci sono rimaste. Mi rivolgo al professor Spagnolo. Ritiene che ci sia un legame tra detenzione del potere e dunque legittimazione della violenza e conservatorismo? Allora, ogni potere è conservatore, partirei da questo assunto, cioè tende a conservare l'ordine che lo ha costituito e legittimato. Quindi l'unico potere che cerca di non essere tale è quello rivoluzionario, naturalmente, cioè che ha in mente un altro ordine sociale. E che quindi però va al di là di quello che dovrebbe essere la teoria del potere, perché la teoria del potere è quello che appunto dice bisogna conservare l'esistente sostanzialmente. L'idea rivoluzionaria era proprio quella di andare al di là di questo, cioè di superare la separazione tra sfera del potere e sfera della società. Che è un grande progetto della modernità. Guardate. Non è una cosa che sta solamente nella testa di Robespierre, ecco. È invece un grande portato della modernità. La modernità significa anche che la politica, no, è un progetto di cambiamento del proprio tempo, dell'ordine sociale, dell'ordine delle cose. Oggi mi sembra che stiamo un po' abbandonando quell'orizzonte. Cioè l'orizzonte del potere rivoluzionario, no, che trasforma la società. Le esperienze del XX secolo hanno un po' indotto a ripensare questa idea del potere rivoluzionario e quindi a tornare sull'idea di un potere tendenzialmente conservatore. Ma si può essere conservatori nel senso della trasformazione sociale, cioè conservatori, come diremmo noi, riformatori, diciamo, no? Cioè un conservatorismo che tutela l'ordine sociale ma aiuta a promuovere il suo cambiamento interno, ordinato ma pur sempre cambiamento. E poi invece c'è un potere che più che conservatore, io direi reazionario, che è quello che blocca le trasformazioni sociali. Allora, se questa è la domanda, diciamo, oggi come oggi mi sembra che i poteri, laddove si costituisce un questo tipo di potere, ha vita dura ed ha molto bisogno di violenza, perché la società attuale, che è una società complessa e molto dinamica, ha bisogno di cambiamento costante. Le interdipendenze, i rapporti globali, eccetera, eccetera, presuppongono un cambiamento permanente. Se il potere politico cerca di bloccare questa dimensione, ha bisogno di un uso dispiegato della forza e di controlli e quindi di compenetrarsi di questa modernità al contempo. È più complesso, cioè oggi come dire, le dittature non sono più pensabili nei termini di un tempo, almeno nei paesi avanzati. E quindi anche il conservatorismo deve in qualche modo prendere i tratti del cambiamento apparente. Quindi.
spero di essere stato, di non aver troppo confuso le idee, scusate, non sono domande semplici. Sì, volevo appunto, per concludere le domande, abbinare a questa domanda le due domande a cui lei ha risposto un po' in chat, quindi quella sulla marcia su Roma, simbolo supremo della rivoluzione fascista, può essere considerata come un esempio di uso della forza? E c'è una legittimazione dell'atto in sé, è quella sullo sterminio vero e proprio che c'è stato nei confronti delle popolazioni del sud Italia durante il periodo risorgimentale per l'unità, legittimato dallo scopo finale? Allora, qui la prima rapidamente sul sud, l'unificazione italiana. L'unificazione italiana è stata molto violenta, certamente, è stato un processo militare, ma anche unito a una serie di rivolte sociali interne al sud. Cioè, se noi non pensiamo che stava crollando il regno di Napoli e delle due Sicilie, non capiamo cosa è successo. Cioè, se noi, prima di tutto, c'era in corso il crollo del regno delle due Sicilie, sul quale poi è intervenuta, come dire, una guerra di unificazione nazionale. Ma quel regime politico stava crollando per le sue debolezze interne e sulla scorta di un tentativo, chiamiamolo rivoluzionario, favorito da Garibaldi, dall'impresa dei Mille. Ma cioè, appunto, i Mille erano quattro gatti, cioè, da soli non sarebbero mai riusciti. Se non ci fosse stata la rivolta della Sicilia contro il regno di Napoli, quell'impresa non sarebbe mai avvenuta. La cosa principale è che c'è una rivolta interna al regno del sud, cioè delle due Sicilie, che favorisce il crollo della monarchia borbonica, la quale poi si troverà, diciamo così, tra l'altro, appunto, dentro un processo militare complessivo, perché nel 1860-61 sono in corso anche altre questioni che adesso non posso trattare, ma insomma, cioè, il quadro internazionale si sta modificando e il Piemonte ne approfitterà. Ma noi non dobbiamo pensare, come alcuni pessimi libri, pessimi giornali hanno detto, che tutto è la strage interna del nord contro il sud, la strage etnica, balde. Qui prima di tutto c'era una rivoluzione sociale in corso dentro il regno di Napoli e poi su questo si innesta anche una guerra e quindi naturalmente, diciamo, l'unificazione poi non è un bagno di sangue anche in parte, ma non è tutta pensata il nord contro il sud. Molti dei soldati che sparano contro i briganti, no? Non sparano contro i civili, ma sparano contro gente armata, cioè, piano piano. Cioè, il conflitto, tra l'altro, come dire, non è solamente un conflitto di tipo etnico, cosiddetto, per nulla. Non esisteva il meridionale, una cosa anche sbagliata, diciamo. I meridionali non esistevano. Esistevano diversi territori con diversi regimi giuridici che appartenevano al regno di Napoli ed esistevano diverse nazioni dentro il regno di Napoli. La Sicilia non si chiamava meridione, si chiamavano siciliani quelli, ma si sentivano siciliani e non si sentivano meridionali, ma si sentivano più avanzati di Napoli, e questo rivoltavano, perché loro si sentivano molto più moderni dei borbonici. Quindi è tutto fuori tempo applicare queste categorie rozze. Diciamo, studiate, questo c'è bisogno, studiate. Questa è la prima cosa. Poi, quindi non confondiamo, insomma. Il regno, la guerra certamente c'è, è efferata. C'è anche la violenza, perché no? Perché le guerre non sono mai, diciamo, eleganti. E quando coinvolgono una parte della popolazione civile diventano ancora più efferate. Quella del Mezzogiorno è una guerra particolarmente aspra,
perché non c'è la distinzione tra eserciti combattenti chiara, ma c'è invece la presenza di truppe irregolari formate in parte anche da popolazione civile, in parte da volontari e in parte da rivoluzionari. Quindi c'è un gran pasticcio, diciamo, sul piano logica militare, che porta a confondere civili con militari e anche a stragi, quindi per questo. Ma non certamente deve rubricare sul piano del nord contro il sud. È legittimato dallo scopo finale. Insomma, non è il compito dello storico di dire, certamente ex post, chi vince ritiene legittimo quello che ha fatto, questo è evidente. E l'ordine giuridico cerca di abbracciare, cioè di comprendere, di dare ordine, di dare un nuovo ordine. Detto questo, c'era un pezzo importante dei meridionali, non solo dell'intellettualità, dei liberali meridionali, che la volevano l'unificazione, come se la volevano. C'è un pezzo anche importante dei ceti dirigenti del sud che la vuole questa unificazione, che non ne poteva più di quella monarchia. Quindi questo è, diciamo, un punto importante. Certamente tra chi vince e chi perde, poi i vincitori ritengono legittimo quello che fanno, questo sempre, e non sempre lo è. Gli storici hanno un'altra funzione. Non so, ci sono altre domande? Io chiedo scusa, forse c'era l'altra sulla. Forse non ho risposto a. Sì, una sulla marcia su Roma. La marcia su Roma, vabbè, la marcia su Roma avviene in un clima di violenza, di guerra civile quasi aperta, in cui lo Stato italiano avrebbe dovuto intervenire per sedare la rivolta in corso. C'era stato un tentativo, diciamo, un conflitto politico molto forte nell'immediato dopoguerra, tra il 19 e il 21, che nel 22 con la marcia di ottobre si cerca di chiudere in una maniera, diciamo, antisocialista, antioperaia, e la marcia su Roma vuole essere una minaccia nei confronti della monarchia e nei confronti dell'ordine costituzionale, delle istituzioni parlamentari soprattutto, di dire se non andiamo noi al potere, se non ci autorizzate a sedere, utilizzeremo ancora più violenza sulle piazze. È una minaccia di ulteriori violenze sparpagliate nel paese. La monarchia, dando il mandato parlamentare, il mandato di ministro, diciamo, di primo ministro, di fare il nuovo governo a Mussolini, legittima quell'operazione. Voi sapete, Facta voleva proclamare lo stato d'assedio, quelli erano poche persone, erano sì, qualche migliaia di persone, ma erano armati male. Diciamo, se l'esercito fosse intervenuto, li avrebbe sicuramente sgominati. Non c'è dubbio sul fatto che la marcia su Roma, diciamo, era fatta da persone male armate e poco attrezzate. Era una cosa propagandistica, diciamo, ma minacciava violenza sparsa nel paese. Questo rifiuto da parte della monarchia di dichiarare lo stato d'assedio e quindi di creare una potere militare autorizzato a intervenire contro la folla armata, porta il governo Facta alle dimissioni e la monarchia a dare il mandato del nuovo governo a Mussolini, quindi legittima l'uso della forza, ritiene, cioè la monarchia che alla fine fa la scelta di ritenere meglio la scelta, diciamo, di mettere ordine nelle piazze investendo il potere a Mussolini, che era a suo avviso in grado di governare le forze del fascismo, che erano eterogenee, badate bene, il fascismo non era un movimento unificato, erano tanti gruppi armati sparpagliati per l'Italia, di cui si riteneva che Mussolini sarebbe stato quello in grado di governarlo, di mediare,
e quindi di riportarlo all'ordine, quindi che alla fin fine quel movimento sarebbe servito a ridisciplinare le campagne e le città, che in ultima istanza sarebbe stato possibile riportarlo nell'ordine costituito. Dando il mandato a Mussolini, si pensava di costituzionalizzare, come diremmo noi, cioè di riportarlo dentro lo statuto, quel movimento. Si vide che poi non era così, che avevano fatto male i loro conti, che sia la monarchia che le forze, diciamo così, che avevano appoggiato la corte in quella scelta, avevano del tutto sbagliato la valutazione politica, avevano sottovalutato il fascismo e avevano sottovalutato la modernizzazione del paese. Ecco, questo penso l'esito purtroppo è stato catastrofico sia per la monarchia che per il paese. Ringrazio il professor Spagnolo e pongo due ultime domande al professor Ingravallo. Non ti preoccupare, non le leggere, le leggo, le leggiamo. Perfetto. Sarò rapidissimo. Non pensavo saremmo arrivati alle 7:30, invece stiamo arrivando. Dunque, si può intervenire per liberare uomini detenuti come prigionieri politici? Non si può, è un illecito. Cioè, nel territorio di uno Stato possono intervenire, possono agire le forze di polizia, le forze militari di quello Stato, non possono le forze di un altro Stato intervenire, salvo che non ci sia il consenso. Un'ipotesi può essere quella in cui, non so, ci sia un aereo, magari, dove c'è, come è capitato, un aereo in cui ci sono cittadini tedeschi bloccato in Somalia. A quel punto il governo somalo, il governo tedesco si possono mettere d'accordo affinché forze speciali tedesche agiscano, intervengano in quel territorio. Ma come capite bene, è una situazione peculiare. Intervenire per salvare cittadini, propri cittadini che sono all'estero, ma non contro la volontà del governo locale, ma con il consenso di quel governo. Altrimenti si ha una violazione, infrazione della sovranità. Intervento umanitario, io capisco bene l'accorato appello che c'è in quella domanda lì. Mi dispiace, devo essere un po' cinico e un po' scettico. La parola chiave qui è discrezionalità. Si interviene in intervento umanitario a discrezione, cioè se lo si vuole, se il Consiglio unilateralmente non si può fare, lo si può fare collettivamente all'interno di un'azione decisa dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Mi dispiace, mi rendo conto che è poco sensibile dire così, ma io non vi posso dire quello che è bello e quello che è brutto, vi devo dire quello che è legittimo e quello che non è legittimo. Allora, è legittimo svolgere un intervento umanitario nel momento in cui il Consiglio di sicurezza si mette d'accordo, trova il consenso per approvare una risoluzione che lo consenta. Ma allora, perché in quel caso sì e in quell'altro caso no? Perché in quel caso si è trovato il consenso per farlo, in quell'altro caso no. Dice, ma è ingiusto. È tanto piacere, purtroppo non possiamo valutare sulla base di quello che è giusto e quello che è ingiusto, che dipende dalla volontà e dall'aspirazione di ciascuno di noi, dobbiamo valutare rispetto a quello che è legittimo, cioè conforme alle regole, e quello che non è legittimo e quindi non conforme alle regole. Mi rendo conto che sono cose che lasciano un po' di amaro in bocca, e quindi, come dice la domanda, è problematico e va sottoposto a critica, va bene, ma da un punto di vista giuridico no, da un punto di vista giuridico è legittimo, da un punto di vista sì come posso dire, morale, ecco, certo lascia l'amaro in bocca ed è sottoponibile a critica. Spero di aver risposto alla domanda. Più rapido di così non riesco. Certamente, grazie mille a entrambi i docenti per aver diciamo, partecipato a questo incontro seminariale. Ci scusiamo se un paio di domande non siamo riusciti a leggere per questioni tempistiche, però ringraziamo per la grande partecipazione e passo in chiusura la parola al mio collega Davide per concludere diciamo, l'iniziativa di oggi. Va bene, perfetto. Allora, io ringrazio prima di tutto i professori Spagnolo e Ingravallo per i loro interventi e per la loro disponibilità al seminario di oggi. Ringrazio il mio collega Gabriele per l'ottimo lavoro di moderazione delle domande.
Prima di chiudere l'evento di oggi, ci tengo a fare due precisazioni tecniche. Una riguardo al credito per i ragazzi di Taranto.